Buonasera a tutti, qui questo giovedì racconteremo una storia che vi può aprire la mente e capovolgere tutto. È una storia che è uscita da pochi anni, però ha tanti anni come storia. Ce la racconta un personaggio che fra poco conoscerete. Io ci tengo tantissimo a raccontarvi questa storia qua perché è una storia che dal primo momento che l'ho letta sono rimasto colpito. È una storia molto affascinante, è una storia che è stata raccontata all'epoca del 1920, in quelle date lì, e quindi è una storia che va raccontata, secondo me, ma non va raccontata solo per il gusto di sapere se una storia ha una verità assoluta o è stata comunque fantasticata, ma va raccontata per il semplice fatto che all'interno di questa storia qui c'è un succo di vita che secondo me oggi, come oggi, in questi tempi anche, noi tutti dovremmo assorbirci. Io inizierei subito e magari con quella sigla, intanto vediamo se sono arrivate un po' di persone. Aspettiamo anche un po' di persone che crescono. Simona Palmieri, buonasera anche a te. Eccomi da Ux, speriamo che la linea tenga. Saluti a voi tutti. No, so, ragazzi, speriamo che la linea tenga perché, guarda, io già oggi hanno fatto un lavoro qui da me e quindi è partita l'energia, è partito tutto. Siamo stati 3 ore senza corrente elettrica. Quindi io sono entrato nel panico. Ho detto sperando che me la riattaccano perché c'ho la diretta e quindi non è che posso usufruire di qualcosa di ovvio così. Allora, io vado a ciance. Sapete, io all'inizio sono sempre così perché poi tra le altre cose ho mille pensieri. Però voglio assorbirmi questa storia qui che vi racconteremo di Paul Dinac, l'uomo che viene, cioè che viene, che forse è andato nel futuro. Sigla. Bando alle ciance, Paul Amadeus Dienak. Adesso lo dirò bene o non lo dirò male. Dienak, Dienak, Dienak. Ve lo presenterà questo personaggio e tutta la sua storia. Un personaggio a cui tengo tantissimo perché è un personaggio che ha preso a cuore questa storia e l'ha voluta raccontare, studiare, indagare. Cioè, l'ha affrontata con i controfiocchi. Lui è
Mi sentite? Adesso sì. Ok. Ciao Ciao Ivan. Francesco. Ciao, Allora, ciao, scusate, buonasera a ma tutti io. quelli che si sono collegati. Ok. Allora, raccontiamo di questo personaggio che è Paul Amadeus Dienak. Allora, anzitutto, benvenuto ad Al di qua. Ci Grazie. fa onore averti qui. So che sei una Piacere mio. persona che comunque ha fatto tanti anni di conferenze ufologhe, ufologiche, anche con il caso di Amicizia. Poi magari in un'altra puntata, se vorremmo parlare anche di quello, ne parleremo, ovviamente. E sei stato un grande difensore di Alberto Perego, giusto? Sì, come dicevo prima, insomma, non ha bisogno di essere difeso, tantomeno da me. Però sicuramente Esatto. ho contribuito, credo, nel mio piccolissimo contributo a forse a ridargli il posto che merita nell'ambito della storia degli studi ufologici italiani. Allora, questa sera raccontiamo un po' di Paul Amadeus Dieniak. Come ti sei appassionata a questa storia? Dunque, mi sono appassionato qualche anno fa, un paio d'anni fa, forse tre, ma per caso mi sono imbattuto su internet in uno dei tanti articoli che sono stati pubblicati negli anni e leggevo di questa storia di quest'uomo che durante un coma, anzi risvegliatosi da un coma molto lungo, ricordava di aver vissuto nel futuro, un intero anno vissuto nel futuro, nell'anno 3905-3906. E lessi questo articolo, devo dire, ammetto, con un po' di scetticismo, nel senso che inizialmente pensavo fosse una storia assurda, sembrava la trama di uno dei tanti film di fantascienza o delle serie TV, no? Di questi ultimi anni. Bella, bellissima, però allo stesso tempo talmente bella da risultare quasi impossibile, no? Però siccome, diciamo, sono un po' cocciuto e curioso allo stesso tempo, cominciai e ho detto, vabbè, ma cerchiamo di capire cosa c'è di vero in questa storia. Quindi cominciai a fare un po' come fanno i salmoni che risalgono la corrente, no? Ho cercato di, pian pianino, avendo fatto un po' di studi filologici, avevo un po' il pallino dell'idea della fonte, no? Per me ogni cosa, notizia o comunque informazione deve avere una fonte, no? E quindi deve essere sempre Certo. chiaro da dove arriva, perché troppo spesso su internet troviamo informazioni che sono date per vere, ma in realtà non lo sono, quindi che sia una citazione, una storia o qualunque cosa, è sempre importante cercare la fonte. Quindi ho cominciato ad andare a ritroso cercando la fonte. Quindi mi sono imbattuto prima nell'edizione, diciamo, più recente che è stata pubblicata, che poi è questa, Cronache dal futuro in inglese, che si trova anche su Amazon, un libretto di 400 pagine, e ho cominciato a leggerlo e da lì poi ho cominciato a cercare l'edizione originale, quindi sono andato sempre più indietro e sempre più indietro e alla fine mi sono fatto, come dire, una piccola cultura su questa storia di cui tanti parlano, ma mi sono accorto molti impropriamente, perché poi alla fine tutti si fermano in qualche modo a quello che si trova su internet, ma poi alla fine pochi hanno fatto questo lavoro di ricostruzione, che è importante, perché ripeto, di fronte a una storia così apparentemente incredibile, occorre essere ancora di più curiosi e fare un lavoro di ricerca per arrivare fino alla fonte. Quindi, cerca cerca, alla fine ho ricostruito un po', ho cercato di ricostruire questa vicenda, e mi sono accorto che in realtà è una vicenda molto più complessa e molto più interessante di quello che Di appare quello si anche dai pensa. semplici articoli che si trovano su internet, perché tutti gli articoli parlano della storia di un uomo che va in coma, si risveglia e ricorda di aver vissuto nell'anno 3906, ma in realtà c'è molto di più dietro. E questo l'ho potuto scoprire poi soltanto accedendo ai diari originali che raccontano questa storia e quindi al vero nocciolo di questa storia, alla storia nella sua interezza e completezza. Poi, tra Tratto. le altre cose, no, mi era ricordato una tua frase che vidi in una tua conferenza su YouTube, tra le altre cose, dove dicesti se questa storia fosse comunque
inventata avrebbe preso comunque il premio Nobel per il romanzo di fantascienza. Beh, sì, perché è una storia, adesso magari dopo la raccontiamo meglio, è una storia talmente Certo. affascinante che se fosse un'invenzione letteraria, allora dico all'autore di questa invenzione letteraria, bisognerebbe dare il Nobel per la letteratura di fantascienza, perché è una storia più bella di qualunque storia. Io sono appassionato di fantascienza, quindi potete immaginare che quel tipo di letteratura la conosco bene, quindi ho letto Asimov, tutti i grandi classici, Urania, no? Quindi, anche le perle della fantascienza, ma non ho mai incontrato una storia così bella. E dico, se fosse tutta un'invenzione, a questo punto dovrebbero farci quantomeno 10 film e qualche serie TV e dargli il Pulitzer o comunque il Nobel per la letteratura, perché è veramente una storia incredibile. Poi ripeto, col tempo ho cercato di indagare e andare sempre più indietro e quindi ho scoperto varie informazioni che in realtà poi vengono date per scontate. Per esempio, la foto che hai fatto vedere tu prima, no? Di quell'uomo, di quel signore che tutti i siti internet danno come la foto di Paul Amadeus Dinac, che in realtà non è la foto di Dinac. Questa è la foto di un signore chiamato Daniel Tohill. Tanto anche la label, la scritta Low Hill è sbagliata perché questa è una foto che proviene da un istituto penitenziario, da un archivio dell'istituto penitenziario australiano. Questo era un signore che nel 1908 fu condannato a 4 mesi per furto, a 4 mesi di carcere per furto. Quindi, però qualcuno a un certo punto ha Immagino. preso questa foto, l'ha cominciata ad associare, a mettere negli articoli che parlavano di Paul Amadeus Dinac. Ed è diventato Dinac. In realtà non c'entra nulla, se non cronologicamente corrisponde all'epoca in cui visse Dinac, il personaggio di questa storia, ma in realtà non c'entra nulla con la storia. Quindi la Ma prima cosa da e sfatare è questa, perché vedo che continuano a esatto. riproporla a ogni volta, ma in realtà non c'entra No, ma nulla. io ero convinto che fosse Dinac, io ero proprio No, convinto che fosse Paolo Amadeus Dinac, invece è di Dinac un non altro esiste nessuna personaggio foto. completamente. Ecco, la prima cosa da dire su questa storia è che di questa storia esiste unicamente il diario, anzi, i diari di quest'uomo che si chiamava Paul Amadeus Dinac, nato nel 1886 in Svizzera, era da una famiglia medio borghese, e A studiò Zurigo? vicino Zurigo, Vicino a non. Zurigo. La città esatta non si conosce perché Papazis, l'altro personaggio di questa storia, non l'ha mai scritto da nessuna parte. Però dice che è nato nel 1886, vicino in Svizzera, vicino a Zurigo. Studiò da giovane letterature antiche e divenne un insegnante, anche se poi in realtà la carriera di insegnante non la iniziò mai perché già da giovanissimo era molto cagionevole di salute. Poi in quegli anni, proprio nel 1915, l'Europa fu attraversata da un'epidemia di encefalite letargica, che poi è la malattia che contrasse lui quando era giovanissimo, una malattia che comporta progressivi stadi di coma letargico, cioè la persona si addormenta e per periodi, all'inizio per brevi periodi, molto raramente, e poi per periodi sempre più lunghi e sempre più frequentemente, fino al momento in cui non ti risvegli più. E attraversò l'Europa, in particolare la Svizzera e l'Austria. Fortunatamente l'Italia fu risparmiata in gran parte grazie alle Alpi, no? Quindi questa separazione geografica fu risparmiata da questa malattia, ma nella bassa Europa, diciamo, sopra l'Italia, fu colpita pesantemente e lui fu una delle tante vittime di questa malattia. Nel 1917 e subì un primo colpo da parte di questa malattia, tant'è che andò in coma, si addormentò e rimase in coma per 14 giorni. Si risvegliò dopo 14 giorni senza ricordare assolutamente nulla. Poi continuò la sua vita, fece un viaggio in Italia, si innamorò di una ragazza che si chiamava Anna, che per lui era una donna, il primo amore, insomma, amore giovanile, erano andati a scuola insieme. Poi questa Anna morì di tubercolosi poco dopo essere andata in sposa a un ricco
di Zurigo, insomma, un signore molto ricco. All'epoca si facevano questi matrimoni un po' chiaramente di interesse, no? Quindi lui soffrì molto perché questa ragazza che lui aveva tanto amato morì praticamente poco dopo essersi sposata e quindi non poté coronare, insomma, neanche con lui un sogno d'amore. E poi nel 1917 ha questo primo episodio di coma letargico. Poi lui continua la sua vita, studia, continua a studiare e poi qualche anno dopo, nel 1921, accade quello che cambia, l'evento che cambia per sempre la sua vita. Nel maggio del 1921, Paul Amadeus Dinac, muore, sì, scusate, muore, si addormenta, morirà più tardi. Era abbastanza cagionevole, ma non così tanto. Si addormenta perché ha un altro episodio di encefalite molto più grave del primo, solo che questa volta non si addormenta per 14 giorni, si addormenta per 360 giorni, quindi un coma durato quasi un anno praticamente, quasi un anno. Che brutta Viene malattia! ricoverato. È una malattia molto brutta, sì. Fu ricoverato presso un ospedale di Zurigo dove rimase per tutto l'anno della sua degenza. Tra l'altro gli era rimasta soltanto la mamma in vita, tra l'altro anche lei molto malata. Quando si risveglia, la madre poi è morta, quindi muore prima che lui possa risvegliarsi. Che cosa succede di importante? Che quando lui si risveglia da questa seconda parte di coma letargico, ricorda di aver vissuto questi 360 giorni in un anno del futuro, nell'anno 3906. 905-906. Ricorda di aver vissuto nel futuro, non nei propri panni, ma ricorda di aver vissuto, di essersi svegliato nei panni di un ragazzo, di uno scienziato che si chiamava Andreas Nordam, che aveva avuto nel futuro un incidente. Quindi lui si sveglia in questo ospedale dell'anno 3905, descrivendo cose che non poteva, che né tecnologie anche che non poteva aver visto e conosciuto chiaramente nel 1921, e intorno a sé dei medici che lo rianimano e che credono che lui fosse Andreas Nordam, perché il corpo in cui lui si risveglia la sua coscienza in qualche modo non è il suo, è quello di un altro, di questo ragazzo, Andreas Nordam. E tutti intorno a lui credono che lui sia Andreas Nordam, ma in realtà la sua coscienza in qualche modo si era sostituita a quella di questo ragazzo, che aveva avuto un Tra altre incidente. cose, sì, no, infatti, che tra Un le altre incidente cose a lui. bordo di un'auto volante. E quindi la storia, che cosa fa lui? Vive questi 360 giorni nel corpo di quest'altro uomo nel 40° secolo, nell'anno 3906. In questo anno che lui trascorre nell'anno 3106, chiaramente vede il futuro, vede questa società del 40° secolo e in questo periodo ha anche occasione di dare un'occhiata a quello che sarà il nostro futuro, visto chiaramente dalla prospettiva del 21° secolo, quindi i 20 secoli che ci separano dal momento in cui lui. Dal tempo in cui lui in qualche modo si sveglia durante questo periodo di coma. Quando poi lui si risveglierà da questo periodo di coma, al 361° giorno, si risveglierà nel suo corpo nel 1921, nel 1922, scusate, nel maggio 1922, e continuerà seppur per poco, la sua vita. Come dicevo, era una persona molto cagionevole. Innanzitutto non parla con nessuno di questa sua esperienza, perché nessuno gli avrebbe creduto. Lui stesso lo dice, nessuno avrebbe mai creduto a questo racconto, a questa esperienza. Lui più tardi si convincerà di aver vissuto un'esperienza quasi metafisica nel corpo di una sua futura incarnazione, che era appunto questo Andreas Nordam. Questo poi diciamo, è una sua convinzione che lui scrive nel suo diario più volte, per varie ragioni, che poi magari dopo ne possiamo anche parlare. Fatto sta che lui che cosa succede? Si sveglia nel 1922, ricordando tutto perfettamente, d'altronde l'aveva vissuto fino a qualche attimo prima, e
comincia a scrivere questo diario, questi diari in cui lui riversa tutti questi ricordi prima che svaniscano. Scrive questi diari che arrivano a quasi 800 pagine di diario. E siccome era molto cagionevole e nel frattempo si ammala anche di tubercolosi, perché non si faceva, poverino, mancare veramente nulla. E che cosa fa? I medici gli consigliano di andare in un luogo caldo, spesso all'epoca si diceva di andare verso l'Europa del Sud, in luoghi molto caldi dove l'umidità e il clima temperato sicuramente aiutavano i malati tubercolosi a guarire o comunque a sostenere gli effetti della malattia. Quindi lui va in Grecia, che tratta era un paese che lui amava molto, come amava molto l'Italia, va in Grecia ad Atene e lì si mantiene dando lezioni di lingue ai ragazzi dell'Università di Atene. Siamo nel 1922-23 e lì incontra l'altro personaggio di questa storia, che poi è quello che ce la tramanda in qualche modo, è la persona grazie alla quale noi siamo oggi venuti a conoscenza di questa storia, che è Georgios Papazis. Georgios Papazis chi era all'epoca? All'epoca era soltanto uno studente di giurisprudenza. Era un ragazzo che prendeva lezioni da Dinac, di francese e tedesco, e che però poi nel tempo, nel futuro, dopo la guerra, diventerà uno dei personaggi più influenti della politica e della cultura accademica greca. Diventerà vicepresidente del Consiglio di Stato, rettore dell'Università di Atene. Ecco, qui state vedendo alcune foto prese dal sito del rettorato dell'Università di Atene, e uno dei personaggi più influenti. Tra l'altro, durante la guerra fu partigiano e quindi difese la Grecia dai tedeschi. E insomma, ebbe veramente ha un curriculum politico, accademico di tutto rispetto. È tuttora uno dei personaggi più importanti. Ecco, è quello che vedete con gli occhiali al centro con quella specie di catena al collo, no? È tuttora uno dei personaggi più importanti della cultura accademica greca. Quindi lui incontra questo Papazis quando era soltanto ancora uno studente e diventano amici. Papazis poi racconterà che durante le loro passeggiate, i loro racconti, questo Dinac era un tipo un po' strano. Era innanzitutto una persona molto buona, una persona che aveva una memoria incredibile, ricordava tutto. E parlando con lui non gli ha mai raccontato, chiaramente Dinac in quel momento, della sua esperienza, diciamo, durante il coma, però dice di Papazis, quando parlavamo dei vari argomenti, il futuro, la politica, la società, e già in quei momenti Dinac, diciamo, in qualche modo si lasciava andare a delle visioni del futuro, raccontava di come sarebbe stato il futuro, di come l'umanità nei secoli avrebbe raggiunto attraverso varie difficoltà una certa elevazione spirituale e determinate conquiste sociali. Insomma, gli raccontava anche degli altri mondi abitati, gli raccontava di quella che oggi noi chiameremo ufologia, ma che negli anni 20 chiaramente non era neanche concepibile. Insomma, era un personaggio particolare, questo insegnante di lingue svizzero, che raccontava queste cose incredibili. Che successe? La loro amicizia durò un anno e mezzo, due, poi nel 24 la tubercolosi prende il sopravvento, Dinac probabilmente sa che sta per morire, e che cosa fa? Sceglie di tornare probabilmente a casa. E pur avendo già venduto tutto, probabilmente voleva tornare nella sua terra in Svizzera. E quindi che fa? Prima di partire si congeda da Papazis e gli regala i suoi diari, i diari scritti ovviamente in tedesco, no? Glieli regala senza dirgli che cosa c'era scritto dentro, glieli regala dicendogli: guarda, prendi questi testi, usali per migliorare il tuo tedesco. Perché dopo tante lezioni gli ha detto: ah, usali per fare un po' di pratica di traduzione. Papazis quindi riceve questi diari senza sapere che cosa c'è scritto dentro. Dinac se ne va, probabilmente muore o nel viaggio di ritorno o poco dopo il ritorno, il congedo da Papazis, e poi
chiaramente Pavazis va avanti nella sua vita, lui comincia a tradurre questi diari nel 26 e li tradurrà fino al 1940, quindi ci metterà 14 anni per tradurre queste 800 pagine di diario. D'altronde lui non era madrelingua tedesco, aveva preso solo poche lezioni e poi in mezzo ci fu la guerra. Ci fu la Grande Guerra, la Seconda Guerra Mondiale, che chiaramente scombussolò le vite di tutti, compresa quella di Papazis, che appunto, come dicevo, ha combattuto per la Grecia, per l'indipendenza greca contro i tedeschi. E fu proprio durante la guerra che Papazis aveva completato nel 40, ripeto, questi diari, ma fu anche il periodo in cui i diari furono persi. I diari originali, perché Papazis lo racconta nell'introduzione della sua traduzione, raccontò appunto che un giorno, mentre stavano nella casa dove avevano organizzato la resistenza, quindi in piena guerra, i soldati greci della resistenza trovarono in un cassetto questi diari. Siccome erano scritti in tedesco, pensarono che ci fosse scritto qualcosa che avesse a che fare con l'occupazione nazista. Dice: perché tu, che sei un partigiano greco, c'hai tutta questa roba scritta in tedesco? Non leggendo il tedesco, presero questi diari per poterli poi controllare meglio, probabilmente al comando, comunque vedere se c'era scritto qualcosa di importanza strategica per la resistenza e per la guerra. Fortunatamente presero i diari originali, ma le traduzioni che lui aveva fatto in quei 14 anni rimasero in mano a Papazis. E sono state proprio quelle traduzioni che lui poi, negli anni 60-70, pubblicò come fossero un'edizione critica. Tant'è che se voi vedete il frontespizio ecco, questa è l'edizione del 1972, sono due le edizioni, diciamo, di Papazis, quella del 72 e un'altra nel 79, che è questa. Entrambe in due volumi, perché appunto i diari sono lunghi, sono 800 pagine, quindi sono due diari su una parte e due diari sull'altra. Poi un diario dei quattro in realtà racconta la storia prima del coma, diciamo, essendo dei diari, poi era un uomo dell'Ottocento, quindi all'epoca era uso, no? Un po' come si vede nei film, tenere dei diari della propria vita. E Dina, che essendo un uomo di lettere, teneva i diari della propria vita, quindi le proprie esperienze amorose, la famiglia, insomma, tutto quello che riguarda la vita di una normalissima persona. Quindi uno di questi diari racconta tutta la vita diciamo, una parte della vita di Dina prima del famoso coma del 1921. Poi gli altri diari invece continuano la storia, diciamo, dopo. Lui però li pubblica tutti, perché li pubblica come li ha ricevuti, tant'è che nel frontespizio dell'edizione lui dice proprio che quella che pubblica è un'edizione critica. Chi ha fatto filologia sa che l'edizione critica che cos'è? È l'edizione che più si avvicina, nelle intenzioni dell'editore, al testo originale da cui proviene. Quindi è il tentativo di restaurare una versione che sia il più possibile vicina al manoscritto originale. E questo vale spesso per la filologia classica, perché non avendo gli originali di Cicerone o di Virgilio, no? Si fanno le edizioni critiche, perché attraverso i vari testimoni che sono arrivati nel corso del tempo si cerca di selezionare le varianti che in qualche modo sono quelle più vicine a come Cicerone l'aveva scritto o come Virgilio l'aveva scritto. E stessa cosa pure per la Divina Commedia, perché non esiste, come sapete, un manoscritto originale della Divina Commedia, no? Quindi, però ecco, nel caso dei diari di Dinac, che Papazis fa l'unica cosa possibile, cioè prende le sue traduzioni, che era l'unica cosa che gli era rimasta, e le pubblica. Le pubblica non senza difficoltà, a sue spese, innanzitutto, perché nessuno gliele voleva pubblicare. Nonostante lui fosse insomma, come dicevo, un personaggio importante della cultura accademica, questo più che un vantaggio per lui risultò uno svantaggio, perché chiaramente in quell'ambiente pubblicare una storia così, pretendendo che fosse vera, diventava molto complicato. Se l'avesse probabilmente pubblicata come un romanzo, come dicevamo prima, avrebbe vinto diversi premi e sarebbe stato acclamato, ma siccome lui non l'ha pubblicata come un romanzo, perché non lo era,
ha detto: questo è quello che mi ha dato questo signore qua che ho conosciuto ad Atene negli anni 20. Questa è la sua vita, questa è la sua esperienza. Tra l'altro, Papazis all'inizio dice di essere stato molto scettico lui stesso quando leggeva i diari, perché non credeva neanche lui che quello che leggeva potesse essere vero. Poi, però, lui stesso dice: andando avanti, mi sono reso conto che in realtà quella era la sua vita, la sua esperienza, che poi sia stata vera o no, ma era quello che lui mi ha raccontato e quello che lui ha raccontato a se stesso nei diari. E quindi lui pubblica, fa con molta difficoltà questi diari, prima nel 72, anche se l'introduzione all'edizione del 72, che è questa che ho io qui, questa è l'edizione in due volumi del 1972, che è questa che poi è quella che hai fatto anche vedere tu, e ha un'introduzione del 1966. Quindi lui vuol dire che già nel 66 aveva iniziato, quindi già 6 anni prima aveva praticamente preparato tutto il testo dell'edizione, e che però soltanto nel 72 è riuscito poi a pubblicarlo. Poi la Repubblica nel 72, che è quest'altra edizione, questa è in un unico volume, ma fondamentalmente sono due volumi insieme, che è questa del 79. Fondamentalmente il testo rimane, è lo stesso, perché è sempre lo stesso, con una nuova introduzione in cui spiega di più del suo rapporto con Dinac personale. Dopodiché poi che succede? Che questa è l'ultima edizione curata da Papazis. Poi nel 2001 esce una nuova edizione, quando Papazis è ormai morto, perché muore nel 1991, esce questa nuova edizione, il titolo Ichilada ton Rodon vuol dire La Valle delle Rose, esattamente questa che stai facendo vedere tu. Come vedete è un bel mattoncino di quasi 800 pagine, perché è la somma dei due volumi delle edizioni precedenti, e un editore greco, la Repubblica, che è sostanzialmente l'edizione del 79, ristampata, fondamentalmente non cambia assolutamente nulla. E poi nel 2011 arriva Achilles Sirigos, arriva questa edizione qui, che è curata da un giornalista greco che si chiama Achilles Sirigos. Che cosa fa fondamentalmente Sirikos? Dice: non potendo, probabilmente per ragioni anche editoriali e di costi, ripubblicare tutto, tradurre tutta quanta l'edizione, che fa? Seleziona di tutti i diari di Dinac le parti che sono più interessanti ai fini della ricostruzione della sua storia e le pubblica in un'edizione che è sostanzialmente esattamente la metà dei diari originali. Quindi questa è un compendio, diciamo così, della storia di Dinac, dei diari originali. Non sono tutti i diari originali, sono la metà. Ha espunto tutta una serie di parti che lui riteneva poco interessanti, tipo la storia d'amore con Anna, molte ripetizioni, perché, ripeto, sono diari, quindi immaginatevi proprio scritti come un diario, no? Che ne so, 1º aprile 1927. Stamattina ho incontrato Caio, sono andato a fare questo. Insomma, tutta una serie di informazioni che per Sirikos, ai fini della storia, non erano poi così importanti. Quindi lui che ha fatto? Ha un po' tagliuzzato qua e là e ha ricomposto questi diari dandogli un po' una struttura, e quindi questa è l'edizione che oggi è più facilmente reperibile, primo perché si trova su Amazon, eccetera, e poi sarà tradotta anche in altre lingue, in spagnolo, in greco stesso. Cosa assurda, ma è stata tradotta in greco, visto che c'è l'originale in greco intero, non capisco perché l'abbiano ritradotta in greco, probabilmente perché pensava che nessuno si vada a leggere 800 pagine, ma forse è più facile leggere il riassunto, il compendio. Fatto sta che comunque ha il merito di aver fatto conoscere, compreso a me, la storia di Dinac, però è chiaro che è insufficiente perché non ci racconta chi era veramente Dinac, ci racconta un po' la sua storia, il futuro che lui ha visto, tantissime informazioni su questi 20 secoli di storia che ci separano da quella esperienza che lui ha vissuto e da quel futuro. Però ecco, è l'edizione che in qualche modo poi consente di ritracciare un po' tutta la storia anche delle altre, che sono abbastanza rare e introvabili. Io queste ho la prima edizione di Papazis. E la seconda, ma ho fatto diversa difficoltà a trovarla, si trovano soltanto in Grecia e non è facile acquistarle, trovarle e poi acquistarle. Questa è, diciamo, in qualche modo la storia della storia. Dopodiché poi c'è l'esperienza, cioè
che cosa racconta questo uomo in questi diari, no? Anzi, che cosa riracconta? Perché una cosa che non ho detto prima è che lui il diario lo scrive quando è nel corpo di Andreas Nordhammer nel 3905, cioè lui quando si risveglia lì continua a fare l'uomo dell'Ottocento, continua a scrivere il diario. Poi però lui si risveglia nel 1922 e quel diario non ce l'ha più perché è rimasto lì sostanzialmente. E c'è un passo del diario in cui molto simpatico, in cui lui Dinak dice: a volte ancora oggi mi sveglio e mi chiedo, ma che fine, chissà che fine ha fatto quel diario che io ho lasciato lì e che adesso sta nel XX secolo. Quindi quando lui ritorna, che cosa fa? Riscrive di nuovo il diario. Chiaramente, siccome aveva una memoria molto forte, lo dice anche Papazzi, si ricordava tutto, una memoria incredibile, quasi un caso paranormale. Si ricordava tutto e quindi lui che fa? Ricordandosi tutto, riscrive questi diari, che poi sono quelli che vi ho fatto vedere, che arrivano fino a noi. Che succede in questa storia che lui racconta, in questi diari? In questi diari c'è quell'anno che lui ha vissuto nel 3905, ma c'è anche il racconto dei 20 secoli che lui dal XX secolo ha il privilegio di osservare, un po' come se noi dall'anno 2021 guardassimo un libro di storia o un filmato, un documentario e studiassimo quello che è successo dalla nascita di Cristo ad oggi. Quindi lui in qualche modo ci racconta, anche se in modo non sistematico, in modo molto confuso, perché ripeto, a lui poi interessavano alcune cose che non necessariamente sono quelle che interessano a noi, quindi isola alcune informazioni che sono quelle che lo hanno colpito di più, molte cose non le racconta, ma non perché, forse magari le ha anche viste quelle informazioni, ma non ce le riporta perché magari non gli interessavano, no, in quel momento. Ripeto, è un uomo dell'Ottocento, in tutto e per tutto, quindi un uomo romantico, un uomo interessato, poi un uomo di lettere, amante della filosofia, quindi interessato ad aspetti della vita che molto lontani dalla tecnologia, dalla tecnica, quindi anche le cose che lui vede nel futuro non le sa interpretare, le descrive, ma non le sa interpretare, ma neanche gli interessano più di tanto. Per esempio, tutte le macchine che vede, le macchine volanti, i vari tipi di velivoli, la tecnologia olografica che lui vede nel futuro, la descrive, ma non gli interessa più di tanto. Quello che gli interessa di più, e che è parte preponderante dei diari, è l'evoluzione dell'uomo in questi 20 secoli, cioè il come l'uomo dai tempi dal XX secolo, le vicende che attraversa l'umanità per arrivare a quella cosa che lui vede nel XX secolo, quella società del XX secolo, una società che può sembrare perfetta, ma non lo era. È una società in cui ci sono 1,5 miliardi di individui in tutto il pianeta, quindi una società fortemente ridotta rispetto a quello che ci si aspetterebbe, no? Una società che non viaggia nello spazio, una società molto equilibrata dal punto di vista spirituale, economico, ma allo stesso tempo lui dice molto infantile. È una società che viveva, come dire, un tipo di rapporti che dal nostro punto di vista sono rapporti, come dire, quasi infantili, no? Basati su un rispetto reciproco, su un equilibrio sociale, di rispetto delle regole, di rispetto della comunità, una visione dell'universo fondata su una comprensione dell'uno tutto, no? Un po' come concetti che anche noi oggi mastichiamo, no? Ce l'ha raccontato Plotino 2000 anni fa. L'idea che tutto è unito in un'unica matrice cosmica e che noi siamo tutti parte di quest'unica matrice cosmica e che da quello deriva tutta una serie di equilibri sociali e personali. Questa società che lui vede così lontana dalla società barbara, no? Da quel punto di vista degli anni 20, che poi è ancora la nostra, una società bellica, fortemente competitiva, aggressiva nei confronti dell'uomo, ma aggressiva anche nei confronti della natura. Quella società, per lui, per un uomo dell'Ottocento, è una società quasi infantile, no? Nel senso che è come se credesse veramente in cose che l'uomo del suo tempo
era qualcosa che era impossibile da concepire, no? Però allo stesso tempo è una società che non è diventata così dal giorno alla notte, è una società che è diventata così nel XIV secolo attraverso una serie di trasformazioni e sofferenze, catastrofi e distruzioni che probabilmente hanno in qualche modo contribuito a delinearla in quel modo. E lui, diciamo, in questo periodo in cui sta nel corpo di quest'uomo, di questo giovane uomo, Andreas Nordhammer, svegliandosi in questo ospedale, contornato da medici che non capivano la sua lingua, perché lui si sveglia e parla tedesco, anzi parla il tedesco del cantone svizzero. Non lo capiscono perché nel XIV secolo la lingua non è neanche più l'inglese, ma è un misto di lingua anglosassone, più vicino alle lingue scandinave che non alle lingue germaniche, come le conosciamo noi oggi, o a quelle inglesi, allora all'inglese come lo conosciamo oggi. È una lingua totalmente nuova che lui non capisce e loro non capiscono la sua, ovviamente. Fino a quando trova un medico che comprende un po' della sua lingua perché aveva studiato lingue dell'epoca molto antica dal loro punto di vista. E si riescono a capire, probabilmente anche alcuni termini non cambiano moltissimo, sono abbastanza vicini, sono tutto quelli di uso comune, come è normale nella lingua. La lingua conserva le parole più comuni, mamma, papà, casa, acqua, le cose più semplici tendono a conservarsi molto nella lingua, tant'è che noi abbiamo alcune parole che ancora hanno radici indoeuropee, no? Che sono quelle più comuni, le parole di uso più comune che tendono a conservarsi. E in base a questo lessico, diciamo abbastanza di base, lui riesce a farsi capire e loro a capirlo. E questi medici comunque vedono davanti a sé il corpo di Nordhammer, non il corpo di Dinak, però capiscono a un certo punto che dentro la coscienza non è più quella di Dinak, cioè non è più quella di Nordhammer, è quella di un'altra persona. Imputano, diciamo, il fenomeno alla xenoglossia, tant'è che loro a un certo punto spiegano questo fenomeno come un fenomeno di quella che noi chiamiamo xenoglossia. Non so se vi è mai capitato di leggere di quelle storie di persone che si svegliano dal coma e parlano lingue antiche, che ne so, parlano latino, parlano greco, che non hanno mai studiato, oppure parlano la lingua indiano, oppure cinese o giapponese. E appunto questo fenomeno si chiama xenoglossia ed è un fenomeno documentato in tantissimi casi nella storia della medicina. E loro pensano che sia uno di questi casi, cioè Nordhammer sta parlando una lingua che magari è una sua precedente incarnazione, o comunque chissà da dove gli arriva, e quindi cercano, però non ricorda nulla, perché poi di fatto la coscienza è quella di Dinak, quindi Nordhammer di fatto è sparito. E loro che cosa fanno? Cercano a quel punto di stimolare i ricordi del loro paziente Nordhammer, portandolo in giro in alcuni luoghi, stimolando, facendogli incontrare gli amici, la fidanzata che si chiamava Silvia. E per cercare di stimolare i suoi ricordi e far riemergere Andreas Nordhammer, cosa che però non succederà fino al compimento del 361esimo giorno. In questo periodo, lui, nel corpo di questo uomo del XIV secolo, appunto, ha l'occasione di entrare in contatto con questa cultura che gli fa vedere come l'uomo si è evoluto nell'arco dei 20 secoli, ma gli fa anche vedere quello che è successo. E ci dà un quadro, diciamo, di quello che è successo dal 1920 fino al XIV secolo, dipingendo a gran tratti, ovviamente, in alcuni casi in modo dettagliato, in altri casi in modo molto più generale, alcune linee, diciamo, della storia umana negli arco dei 20 secoli. Ci dà anche dei capisaldi, racconta di nomi, date. Nomi di politici, nomi di musicisti, di artisti, architetti, pittori, fiorai, filosofi, che sono stati importanti nell'arco di questa storia. E, per esempio, lui racconta, adesso vi do un po' di date che sono quelle un po' più, che saltano un po' più all'occhio. Quando parla del XXI secolo, che poi è il secolo che per gran parte Dinak non ha vissuto, perché è morto nel 26, 25, quando è stato. E racconta innanzitutto dell'egemonia degli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti diventano nel XXI secolo il paese che impone la sua egemonia economica
ma anche culturale su tutto il pianeta. Da un punto di vista culturale, il XXI secolo è il trionfo della tecnica, della tecnologia, a dispetto dell'uomo, e soprattutto dei valori umanistici. È il trionfo dello sfruttamento delle risorse naturali, per via della sovrappopolazione, cioè il fenomeno, della sovrappopolazione che inizia nel XX secolo, quindi subito dopo la guerra, è un fenomeno che dura un paio, due, tre secoli e che diventa un grosso problema per l'umanità, il fatto che diventano sempre di più, diventando sempre più persone, grazie al benessere, grazie al consumismo sfrenato, che succede? Che le risorse ambientali del pianeta vengono erose sempre di più. E quindi la meccanizzazione della produzione, lo sfruttamento intensivo delle aree coltivate, il junk food, cioè il fatto che la gente comincia a nutrirsi di cose non molto salutari, che quindi portano problemi alla salute. Insomma, descrive esattamente quello che è la nostra realtà, cioè esattamente la nostra realtà, tutto il problema ambientale, il problema del green, no? Greta Thunberg, no? Tutto il discorso delle risorse ambientali che stanno finendo. E lo sfruttamento e il cambio di rotta che l'umanità deve fare prima che sia troppo tardi, lo scioglimento dei ghiacci nei prossimi 4 secoli, descrive esattamente tutta questa situazione. Descrive, per esempio, il XXI secolo come l'inizio dei viaggi alla scoperta, all'esplorazione del cosmo verso altri pianeti e in particolare verso Marte. Quindi lui dice che all'inizio del XXI secolo, quindi adesso praticamente, l'uomo inizia ad esplorare lo spazio in maniera importante, dirigendosi verso i pianeti più vicini, Marte. Per esempio, dire che nel 2204 l'uomo arriva su Marte, o meglio, ci arriva prima, ma nel 2204 inizia la vera colonizzazione di Marte con una colonia di 20 milioni di persone. E quindi nel 2204 ci sono 20 milioni di persone perché nei 2 secoli precedenti le varie esplorazioni hanno cominciato a portare persone lì e i tempi combaciano esattamente con i nostri. Adesso Elon Musk, no? Tutta questa storia di andare su Marte, questo tirare, come dire, su Marte l'attenzione dell'opinione pubblica corrisponde esattamente a quello che diceva Dina, cioè l'uomo si fissa, verso Marte e nel 2204 arriva su Marte con una colonia di 20 milioni di persone. Questo idillio, questa grande conquista dell'umanità, che è il coronamento di questa spinta tecnologica che l'uomo vive tra XXI e XXII secolo, naufraga improvvisamente con la prima grande catastrofe nel 2265, quindi 59 anni dopo l'inizio, diciamo in qualche modo formale, di questa colonizzazione. Inizia un cataclisma, a causa di un cataclisma naturale, quindi non c'entra niente l'uomo, le colonie umane, questo cataclisma naturale che dura diversi mesi e che arriva a uccidere praticamente quasi tutti i 20 milioni dei coloni che abitano Marte. Si salvano poche centinaia di persone che riescono a tornare sulla Terra. E Dinac dice che da quel momento, praticamente, secondo la storia, quegli archivi storici di questo XX secolo, l'uomo da quel momento non tenterà mai più la colonizzazione di altri pianeti, limitandosi semplicemente soltanto a costruire delle stazioni spaziali orbitanti vicino alla Terra, tra la Terra e la Luna, ma senza più spingersi verso obiettivi più lontani, proprio dopo questo enorme cataclisma. Che succede? L'altra data veramente importante, questa sì fondamentale in questa cronologia, è il 2309. Nel 2309, il XXIII secolo è trascorso anche qui con la glorificazione della tecnica, della tecnologia, cioè questa spinta verso la tecnologia a scapito della crescita spirituale è un trend costante. Cioè questo dislivello tra capacità tecnologica e capacità spirituale ed evoluzione spirituale è il trend che segna un po' tutta la storia umana e che Dinac continuamente sottolinea perché era una cosa che gli interessava moltissimo. La sovrappopolazione, cioè si raggiungono
si superano i 10 miliardi, 12 miliardi di individui, con tutto quello che ne consegue, l'appesantimento dello sfruttamento delle risorse, ma anche le guerre, perché le guerre dovute alle migrazioni dei popoli che cercano fortuna da una parte all'altra del pianeta, e lo scontro tra le culture, insomma, è lo scenario che stiamo vivendo noi, probabilmente amplificato. E nel 2309 una guerra, scoppierà una guerra, secondo quello che racconta Dinak, una guerra di media scala, quindi non globale, di media scala, che però è focalizzata nell'Europa, che sostanzialmente distruggerà praticamente quasi a zero tutta l'Europa centro-meridionale, compresa l'Italia. E gli unici paesi che rimarranno fuori da questo, diciamo così, da questo conflitto saranno i paesi scandinavi, gli alti paesi scandinavi, quindi Danimarca, Svezia, Norvegia, e circa 9-10 anni dopo la fine di questo conflitto, che ripeto distrugge gran parte dell'Europa centro-meridionale, le città, i monumenti, l'Italia è praticamente devastata, e la Grecia, la Spagna, la Germania, la Francia, e rimane pochissimo, no? Circa 9 anni dopo, 10 anni dopo questa distruzione, la bassa Europa centro-meridionale comincia a essere ricolonizzata dai popoli scandinavi che, rimasti fuori dalla guerra, possono riscendere verso sud e diciamo portare un contributo di ricostruzione. Nel 2365, in questi 50 anni, no, che, tra la guerra e poi un evento fondamentale che è la costituzione del Commonwealth universale, in questi 50 anni sono descritti come un periodo di ricostruzione, ma anche di grandi migrazioni, perché la guerra poi fa migrare intere masse di cittadini dall'Africa verso la Cina, dal Sud America verso l'Africa. Insomma, un'enorme migrazione di popoli, con tutto quello che questo ne consegue, no? Dal punto di vista culturale, economico, politico, fino ad arrivare al momento in cui, come dire, inizia la vera e propria rinascita, tra virgolette, di una nuova era, che è il 2364, anzi il 63, il 64 e il 65, 2363, 68 e 65 furono i 3 anni in cui le nazioni, stremate dalla guerra, stremate da una situazione ormai ingestibile, cominciano a comprendere che devono in qualche modo unirsi in un governo in qualche modo mondiale che cerchi di in qualche modo risolvere i problemi, i conflitti tra le varie culture e i vari popoli. E quindi si forma questo Commonwealth, Redstat universale, chiamato così, un Commonwealth di nazioni che si uniscono, anche se non in un'unica nazione, ma in una specie di confederazione, in una federazione, diciamo una specie di ONU o Nazioni Unite allargate, immaginatevi una cosa del genere, che praticamente, diciamo, fa scattare una rinascita di questa storia. E lui ci parla anche in questa storia di un personaggio che si chiama John Terring, che era un politico che fu l'ideatore, diciamo il più grande, se non l'ideatore no, però il promotore di questa Pax Ecumenica Terringa, come poi verrà chiamata, che praticamente sarà quello che stimolerà e promuoverà questa enorme federazione di nazioni che porteranno ordine, diciamo, nel caos che era seguito alla guerra. Questo siamo nel 2365. L'anno in cui viene fondato il Redstat diventa il primo anno di una nuova cronologia, che fino a quel giorno era basata sulla nascita di Cristo, quindi dall'anno 0 al 2365. Da quel momento, tanto fu importante l'evento per l'umanità di quel momento, che quell'anno diviene l'anno 1, quindi inizia, si resetta la cronologia e si fa ripartire da quel momento l'anno, una nuova cronologia. E ancora però l'era che loro dal 40° secolo consideravano era antica. Quindi per loro la nostra epoca, cioè adesso il 2020 o l'epoca di Dinak, il 1120, solo un secolo prima,
Per gli uomini del XL secolo, il nostro tempo non è neanche l'era antica, è l'era pre-antica. Quindi non è neanche, diciamo, un po' come se noi vedessimo dal nostro tempo l'epoca degli antichi romani, ma forse anche prima, no? Il IV secolo, il V secolo, il VI secolo, l'VIII secolo avanti Cristo. Ecco, una cosa del genere. Per loro la nostra epoca è quella lì. E un'epoca che loro dal XL secolo vedevano in modo terribile, nel senso che insegnavano, per esempio, ai bambini nelle scuole che la nostra epoca era l'epoca della barbarie e della distruzione. Tant'è che quando vi racconto questa cosa, la inserisco qua perché è bella. C'è un momento del diario in cui Dinak dice va a visitare delle scuole, c'è il sistema educativo di questi bambini nel XL secolo. E praticamente questi bambini come imparavano? Si mettevano in testa dei caschi e, diciamo, le cose gli venivano in qualche modo buttate nella testa, le informazioni, cioè hanno un metodo di apprendimento tecnologico che gli aiutava a imparare più rapidamente. Quando si trattava di parlare di affrontare il tema della nostra epoca, su cui comunque loro avevano poche informazioni, perché nel XL secolo le informazioni sul nostro secolo non sono tantissime. Considerate che c'è stata quella grande guerra di mezzo, 20 secoli di mezzo, si sa pochissimo. È un po' come noi sappiamo poco del VI secolo avanti Cristo, insomma, sappiamo dalle tavole, tavolette, poca letteratura storica, sappiamo pochissimo. E loro sapevano pochissimo di noi. Ma così come noi giudichiamo quei tempi passati, oscuri, come dire, arcaici, e loro stessi avevano la stessa visione della nostra epoca. Tant'è che ai bambini facevano vedere scene di distruzione, guerre, morti, violenze. E quando Dinak entra in una di queste scuole dice: ma perché gli fate vedere questa roba? Noi non siamo così. E gli rispondono: sì, lo sappiamo che non eravate in generale, sì, così, ma non tutti così. Cioè, però loro devono imparare che quella cosa lì non deve più succedere. E quindi il metodo educativo era basato sul terrorizzare questi bambini rispetto a un'epoca oscura che era talmente pericolosa per tanti fattori, la violenza, la sovrappopolazione, eccetera, eccetera, che non doveva essere più neanche immaginata, o comunque, se non immaginata, almeno sicuramente temuta al punto da farla diventare un po' come l'uomo nero nelle favole dei bambini. E lui ci rimane male da questo, perché dice: noi non siamo tutti così. Sì, è vero, c'era la guerra, c'erano la povertà, però insomma non eravamo tutti così, c'erano anche delle cose belle nel mio tempo. E quindi questa cosa proprio non gli piace, non gli va proprio giù. Però capisce il motivo per cui questi lo facevano, era un modo per esorcizzare un qualcosa da cui volevano, un male in cui non volevano più ricadere. E quindi poi gli altri secoli che seguono sono tanti, perché siamo ancora nel XXV secolo, noi dobbiamo arrivare al XXXIX secolo, al XL secolo. Che succede? Un altro momento fondamentale è quando nel 498, quindi 500 anni dopo la fondazione del Reichstag, nel 2365, in Grecia viene fondato, nasce un movimento spirituale chiamato il Movimento delle Rose. E viene fondato un luogo, non un tempio, ma insomma un luogo sacro di meditazione che si chiama Rosernes Dal, e questo in Grecia. E in questo luogo nasce, dopo diversi secoli, un uomo che sarà fondamentale nella storia, nella cronologia e nella rinascita dell'umanità nel XL secolo. Nasce un certo Alexis Volki. Alexis Volki era il figlio di uno dei tanti abitanti di questo tempio, di questa città sacra che era Rosernes Dal. Perché è importante? Perché Volki a un certo punto, dopo anni e anni di meditazione, di pratiche meditative, ha una specie di illuminazione che lo porta ad una comprensione più alta dell'esistenza, e lo porta a comprendere quello che poi nel XL secolo gli uomini chiamano Samit.
e che è la cosa che poi cambierà la società del XL secolo e diciamo, la società umana dal XXXVI-XXXVI secolo in poi fino al XL secolo. Che cos'era il summit? Il summit di Dinac gli viene descritto come la grande realtà. È difficile spiegarvelo, però in qualche modo loro provano a spiegarlo a Dinac che cos'era questo summit. Il summit è tutta la realtà che esiste, è ciò che comprende tutto, è un po' è il tutto, no? In qualche modo. È il tutto che lega il tutto al suo interno ed è quello che poi ispira una nuova visione dell'uomo, una nuova visione dell'esistenza, in cui l'uomo è sostanzialmente parte di questo tutto, insieme a tutto il resto, alle piante, agli alberi, agli animali. E questa nuova visione del tutto, che non è nuova, perché in un certo senso anche noi oggi, no? Spesso diciamo tutto è uno, no? Molti filosofi, molti mistici. È la via mistica, no? La via mistica che nel corso anche della nostra storia, quella che conosciamo noi, ha segnato spesso, no? I capisaldi di alcuni filoni, no? Filosofici, mistici. Cioè quella sensazione, quella consapevolezza che tutto nell'universo, che il molteplice, mettiamolo così, usando una terminologia plotiniana, che il molteplice, le cose che vediamo intorno, noi stessi, no? L'albero, la pianta, questo libro, no? In realtà non siamo tante cose, o meglio, siamo tante cose in un modo illusorio, perché poi a un livello più profondo, io, questo libro, il computer da cui sto trasmettendo, la stella più lontana dell'universo che sta dall'altra parte della galassia, a un livello più profondo noi siamo la stessa cosa. Siamo un uno tutto che si rappresenta in modo molteplice, ma che da un punto di vista poi della realtà effettiva è uno. Questa cosa che gli spiegano, che appunto loro traducevano con una parola sola, che era il summit, che poi tratta una parola indiana, no? Questo summit, però, qual è la differenza? Cioè, beh, ma pure noi ce l'abbiamo, no? Perché pure noi siamo arrivati a questo concetto. Se voi leggete Plotino fa proprio tutta la riflessione plotiniana è su questo, no? Che rapporto c'è tra il molteplice e l'uno? È tutto lì, ma non solo lui, Giordano Bruno e tanti altri in vari modi e misure fanno la stessa riflessione. Qual è la differenza tra noi che facciamo queste riflessioni e gli uomini del XL secolo? La differenza è che loro a un certo punto riescono a integrare talmente tanto questa consapevolezza nelle proprie vite da farle diventare un modo di essere, no? È la differenza che c'è tra comprendere una cosa, un concetto, intellettualmente e trasformarlo in vita reale, in esperienza. È un po' come il percorso mistico, no? Da un lato c'era il teologo che pensa a Dio. No? Il teologo pensa a Dio, riflette su Dio, Dio è così, Dio è colà, Dio non è, Dio è così, ha questa qualità, ha questo attributo, non può avere un altro attributo perché altrimenti ne avrebbe un altro. Il teologo riflette intellettualmente sulla natura di Dio. La differenza col mistico è che il mistico non ha bisogno di riflettere su chi è Dio. Il mistico fa un percorso spirituale che passa dall'annullamento dell'io alla fusione dell'io con il tutto, e quindi lui arriva a capire chi è Dio, sciogliendo se stesso, l'io, nel tutto. E quindi arriva a toccare la realtà del tutto semplicemente in modo diretto, senza una speculazione intellettuale, ma come un'esperienza, no? È come se io, la differenza è tra parlare dell'amore e essere innamorati. No, sono due cose diverse. Io posso scrivere 10.000 libri sull'amore, l'amore è così, l'amore è colà, succede questo, succede quello, ma poi ti innamori, provi quel sentimento e solo in quel momento capisci che cos'è. Perché finché ne parlavi,
potevi intuire che cos'era, ma non lo hai capito finché non l'hai vissuto. Ecco, è la stessa cosa. Noi fino ad oggi abbiamo parlato dell'uno e tutto, o del tutto e uno, intellettualmente. Gli uomini del XL secolo, dopo l'esperienza di Volki, che dà inizio a una trasformazione non solo mentale, ma anche genetica dell'umanità, perché a un certo punto Dinak racconta come gli scienziati nel 35esimo e 36esimo secolo cominciano a vedere dei cambiamenti anche a livello genetico nelle persone che praticano, che fanno delle pratiche meditative di un certo tipo, cioè che seguono quel tipo di approccio meditativo, cominciano a vedere dei cambiamenti genetici. Quindi il pensiero che modifica il DNA, che modifica il corpo, l'evoluzione spirituale che modifica l'evoluzione materiale, materia e pensiero, no? Che cominciano per la prima volta a camminare insieme e accordati, no? E quindi quello che fino a quel momento era separato, cioè l'evoluzione materiale dall'evoluzione spirituale, si in qualche modo tende a sincronizzarsi. E questa sincronizzazione tra materia e spirito, tra spiritualità, tecnologia e materia, no? E vita, è il segno di un cambiamento che inizia nel 35esimo secolo, che per loro è un po' il rinascimento nostro, e che poi porterà al 40esimo secolo, l'anno in cui si ritrova Dinak, in una società che ha raccolto i frutti di questa esperienza e li ha fatti propri a un tale livello che ogni persona ha integrato dentro di sé quei concetti talmente tanto che sono diventati parte del loro comportamento abituale. Tant'è che lui dice che nel 40esimo secolo la criminalità era pressoché scomparsa, ma non perché ci fossero sistemi repressivi o poliziotti dietro ogni angolo o leggi particolarmente severe, ma semplicemente perché non ce n'era bisogno. Le persone avevano capito che l'altro è se stesso e quindi non ha senso fare del male all'altro. È per quello che ti dicevo all'inizio, che dal suo punto di vista sembravano dei bambini. Perché lui dice, se loro, tant'è che fa una battuta a un certo punto bellissima nel diario, dice, se uno di questi qua vivesse nel mio tempo, nel 1900, non durerebbe 5 minuti. Perché questa gente si fidava talmente tanto degli altri, era talmente fiduciosa, no, nel prossimo, e da pensare che nessuno gli avrebbe fatto del male, che se l'avessi presi dal 40esimo secolo e l'avessi portati nel 1900, sarebbero durati 5 minuti, un po' come un bambino lo prendi, che vede tutto rose e fiori, lo prendi in un posto e lo porti nel posto più violento, no? Lui si fida di chiunque, ma in realtà sta in un posto dove chiunque può fargli del male o approfittarsi di lui. E quindi lui appunto li vede un po' come dei bambini dal suo punto di vista, che vivono in un modo come se fossero, come dire, su un altro mondo. E, però ecco, non so se sono riuscito a sintetizzare un po' questa filosofia, perché non è facile, neanche lui capisce questa cosa. Così come per esempio lui, parlando con questa gente, capisce che il tempo non è come noi ce lo immaginiamo, perché questa idea del summit corrisponde anche ad una nuova concezione del tempo, oltre che dell'esistenza, perché in questo uno tutto non c'è passato, presente e futuro. Tutto coesiste nello stesso tempo, nello stesso spazio. Il tempo non è una linea, il tempo è un punto. E non c'è lo spazio, perché nell'infinito ogni punto è il centro, che è quello che diceva Giordano Bruno. Però ripeto, Giordano Bruno ci arriva con la logica e dice, ma se l'universo è infinito, ok? Se non c'è fine, non può esistere il centro dell'universo, perché in uno spazio infinito non esiste il centro. Come fai a dire il centro se non c'è il margine da cui misurarlo? Se non c'è il centro vuol dire che in un universo infinito ogni punto è il centro. Da un punto di vista filosofico, per Giordano Bruno significa che come esiste la Terra esisteranno altri mondi, e
E l'uomo è importante quanto l'uomo che sta dall'altra parte della galassia, perché se io sono il centro, pure lui è il centro. Però Giordano ci arriva dal punto di vista intellettuale. Per loro, per questi uomini, per queste donne del XIV secolo, questo è il modo di concepire l'universo. È proprio una cosa che hanno dentro. È un po' come tu. Noi abbiamo dentro la logica, loro avevano dentro questa visione. Tant'è che lui dice, a un certo punto, parlando con uno di questi scienziati, che cerca di Jaeger, che cerca di spiegargli un po' come funziona il tempo, dice: ma tu sei sicuro che tu sei qui e Norton è da un'altra parte? O che tua madre magari è morta nel passato e tu sei vivo? Cioè, il tempo in realtà non esiste come lo immagini tu. Il tempo è coesistente, quindi da questo punto di vista, quando dicono Dinac ha viaggiato nel tempo, Dinac non ha viaggiato nel tempo. Dinac probabilmente ha vissuto in due punti del tempo e dello spazio contemporaneamente. Lui si dà una spiegazione, a un certo punto dice: secondo me Northam, Andreas Northam, è una mia futura incarnazione. E questo passaggio della mia coscienza dal 21 al 1921 al 3906 non è nient'altro che come lo spiegano loro, perché questo glielo spiegano nel XIV secolo. E lui si convince che potrebbe essere così. Loro lo chiamano slittamento di coscienza, cioè in realtà non è che tu e Northam siete due cose diverse, voi siete parte del summit che in qualche modo si trova in due punti diversi del tempo, ma che alla fine combaciano. Da un punto di vista dell'essenza del tempo e della realtà. Quindi tu non hai viaggiato nel tempo, perché niente può viaggiare in un tempo che non esiste, così come te lo immagini, c'è cioè una linea, né in uno spazio che non esiste, come te lo immagini, c'è cioè un unico mare infinito in cui si può andare a destra, a sinistra, in alto, in basso. Quindi loro, diciamo, in questo diario, lui racconta anche tutti questi concetti filosofici. E a questo lui era molto interessato, più che a tutti i giocattoli tecnologici che vede in giro, vede le porte che si aprono sole, tipo Star Trek, vede macchine volanti, vede per esempio dei comunicatori. A un certo punto loro parlano attraverso una specie di oggettini, un po' come facciamo noi con i telefonini, si guardano, si vedono, chattano, eccetera. Lui vede, per esempio, descrive perfettamente una camera olografica. Questi uomini del XIV secolo avevano i libri come li abbiamo noi, avevano i libri digitali, avevano gli audiobook, tant'è che lui, mentre è in degenza, gli portano delle tavolette dove lui legge il testo, un po' come facciamo noi con i tablet, oppure ascolta il parlato del testo come facciamo con gli audiobook, e in più, allo stesso tempo, lo portano dentro quelli che chiamano i Reagenschwange. Poi ci sono tutte queste parole tedesche che lui, cioè tedesche, anglo-scandinave, che assomigliano un po' a parole tedesche, che lui non traduce nei diari, li lascia così perché sono intraducibili. Una di queste era Reagenschwange, non so se lo pronuncio bene, ma insomma, Reagenschwange era praticamente una stanza dove tu entravi e intorno a te si formavano delle immagini tridimensionali, esattamente come il pontologrammi di Star Trek, per chi l'ha mai visto. Lui entra in questa stanza buia, lo chiudono dentro e a un certo punto dice: io comincio a camminare, intorno a me si formano delle immagini tridimensionali che riproducono, può essere la storia, che ne so, del XXV secolo, oppure un evento, una battaglia particolare, è come se fosse un documentario 3D olografico in cui lui dice: la cosa strana è che mano a mano che cammino le cose si avvicinano verso di me, ma se io mi fermo le cose rimangono ferme. Quindi è esattamente il concetto del pontologrammi di Star Trek, in cui tu ti muovi in uno spazio finito che però illusoriamente è uno spazio che sembra infinito o comunque più grande di quello che in realtà è insomma, nella realtà, nella stanza. Quindi lui descrive questa tecnologia e è convinto di essere la reincarnazione di quest'uomo, o meglio, che lui è la reincarnazione, che Northam è la reincarnazione sua, e che quindi, diciamo, queste due vite separate nel tempo da 40, da 20 secoli di storia, in qualche modo, per un qualche evento cosmico,
vanno a coincidere per un attimo e quindi fanno in modo che la coscienza di uno si sovrappone a quella dell'altro e che poi per lo stesso fenomeno in qualche modo si ridistanziano. Tra l'altro lui, secondo lui, tutto questo succede e ne dà una spiegazione che se volete fa anche un po' ridere, no? Detta così fa ridere, perché lui è convinto che questa cosa gli è successa perché nel 1909 era morta la prima ragazza che si chiamava Anna, che lui aveva amato alla follia e che il destino gli aveva portato via con la malattia e col matrimonio combinato. Quando lui si sveglia nel corpo di Northam nel 1306, trova un'altra ragazza che era la fidanzata di Northam, quindi che si chiamava Silvia, pure lei bellissima, che gli ricordava tantissimo la sua Anna, e lui si innamora di questa Silvia qui perché dice: come io sono la reincarnazione di Northam, secondo me lei è la reincarnazione di Anna. Il destino ha fatto sì che io vivessi una seconda possibilità con questa ragazza, che mi era stata invece negata nel passato. Dico che fa ridere perché è un elemento romantico tipico di un uomo di fine Ottocento che si inserisce in un contesto totalmente fantascientifico, no? Se volete, ipertecnologico. Cioè, insomma, uno potrebbe dire: vabbè, ma tu vivi nel XIV secolo, possibile che di tutte le cose che puoi vedere nel XIV secolo ti vai a fissare con questa qui, che neanche è la tua fidanzata, ma è la fidanzata di quello in cui tu sei entrato, nel corpo di quello in cui tu sei entrato. Comunque, lui si innamora di questa ragazza. Fino all'ultimo non le dice che lui non è Northam, lei è convinta che lui sia il suo fidanzato che aveva perso la memoria. Cerca di nasconderle questa cosa, a un certo punto lui le rivela che invece lui era Andreas, era, insomma, non era Andreas Northam, ma era Paul Amadeus Dinack, e diciamo lei ci rimane male, tra l'altro non finisce manco bene perché lui riceve il secondo picche amoroso della sua vita perché anche Silvia, diciamo, era innamorata di Northam, non era innamorata di lui, e quindi anche Silvia, in qualche modo, quando sa che non è Northam, capisce perché loro capivano che questo era un fenomeno che poteva essere spiegato secondo tutta quella logica che abbiamo detto prima, però insomma, gli dice: no, guarda, io sono innamorata di Northam, non sono innamorata di te. E niente, lui riceve anche quest'altra delusione amorosa e dopo questa seconda delusione amorosa poi lui si risveglia e niente, torna nel 1922, scopre che intanto, mentre in quell'anno in cui lui era stato, diciamo, in coma, la mamma è morta e quindi rimane solo e vende tutto. E poi gli viene la tubercolosi e poi va in Grecia dove incontra Papa Atzis, che poi a cui poi dà i diari e poi tutta la storia che ho raccontato prima. E quindi diciamo in qualche modo questa è la parabola, adesso ve l'ho raccontata a grandi linee, anche perché, ripeto, 800 pagine di diario non si possono raccontare magari se qualcuno va a vedersi il video di YouTube che ho caricato di quella conferenza, magari lì trova qualche informazione in più, sicuramente. Però ecco, questo è l'arco narrativo di questa storia. Ripeto, è una storia che può sembrare incredibile, perché alla fine, proprio detto tra noi, se uno volesse dire: ma quali sono le prove di tutto questo? Cioè, che cosa abbiamo di concreto in mano? Noi abbiamo i diari scritti in greco, tradotti in greco da questo signore Georgios Papazis, che ha un curriculum accademico e politico sicuramente indiscutibile. Se andate su Wikipedia e cercate Georgios Papazis, trovate tutta la sua carriera diplomatica, ma di altissimo livello. E tra tutte le pubblicazioni di diritto, lui insegnava diritto internazionale, diritto, scienze politiche, trovate tutte le sue pubblicazioni accademiche, sociologiche, politiche, tutta roba, diciamo, abbastanza sostanziosa, no? Dal punto di vista della serietà. Poi trovate una riga: pubblicò i diari di Paul Amadeus Dinack, perché lui appunto dedicò a questa opera, fu anche una grande fatica letteraria pubblicare questa roba. Poi lui non è che li ha ritoccati, lui essendo un'edizione critica li ha pubblicati come li ha tradotti. Quindi per esempio troverete nei diari, adesso non so se riesco a farvelo vedere, però ci sono dei punti in cui c'è, ecco, per esempio, guardate qua, ci sono a un certo punto dei punti di sospensione. Ci sono dei punti di sospensione perché sono punti in cui il diario si interrompe. O lui non è riuscito a tradurre quello che c'era scritto,
oppure semplicemente non riusciva a leggere la calligrafia di Dinac. Lui non è che qui si inventa qualcosa, semplicemente mette i puntini per dire, oh, non riesco a leggere, non c'è scritto, oppure mette sotto poi delle note, a volte per dire che quella parola non riesce a leggerla, a tradurla e quant'altro. Quindi, insomma, fa un lavoro proprio, devo dire, molto filologico di riproduzione di quelli che erano i diari come lui li aveva tradotti. Abbiamo questo, abbiamo diciamo il curriculum vitae di Georgios Papazis, abbiamo i diari tradotti in greco da Georgios Papazis e basta. Questo abbiamo. Quindi, se uno volesse fare la critica più grande a questa storia, dovrebbe essere: ok, non abbiamo in realtà di Dinac, non sappiamo nulla. Papazis, tra l'altro, quando dopo la guerra tornò in Svizzera, andò in Svizzera per cercare i parenti, perché lui voleva tradurre questi diari, ma prima di farlo voleva il consenso dei parenti, perché dice: metti che c'è un figlio, qualcuno, non è che posso parlare della vita di questa persona. Non trovò nessuno perché lui aveva perso la madre ed era figlio unico, quindi non aveva figli, quindi diciamo la dinastia di Dinac è morta con lui. Tra l'altro Papazis nell'introduzione a un certo punto dice: secondo me neanche era il suo vero nome, perché Paul Amadeus Dinac, pur essendo un cognome che esiste, no, in Svizzera, però secondo Papazis lui aveva cambiato nome quando era andato in Grecia, perché all'epoca presentarsi in Grecia con un nome tedesco poteva essere un problema, no? Tra la prima e la seconda guerra mondiale, l'alba dell'occupazione tedesca, insomma, secondo lui dice potrebbe aver pure cambiato nome, nel senso che lui si faceva chiamare Paul Amadeus Dinac, ma magari si chiamava in un altro nome, e quindi io per quello poi non sono riuscito a trovare niente di lui. Però lui tenta di risalire ai suoi parenti e non trova nulla. Non trovando nessuno, dice l'unico atto, diciamo, d'amore che posso fare nei confronti di questo mio vecchio insegnante e amico è pubblicare i diari, cioè quello che è la sua vita, quel pezzetto di vita che lui ha vissuto e tutta la sua visione, diciamo così, della vita, dell'esistenza, che in parte ha riportato dal futuro, in parte anche la sua riflessione sulla vita e sull'esistenza. Quindi fa questo lavoro, come pubblica questi diari, non per guadagnare, perché in realtà non ci ha guadagnato nulla, anzi l'ha pubblicati tutti a sue spese. Immaginate che all'epoca non era così facile, anche un costo enorme. L'ha pubblicato contro tutte, diciamo anche contro il mondo accademico, che lui disse gli sconsigliò di esporti. Dice: ma una persona come te, vicepresidente del Consiglio di Stato, rettore dell'università, professore di scienze politiche, ma puoi andare a pubblicare sta roba dicendo, pretendendo che era vera? No? Cioè, è un autogol enorme pubblicare sta roba per un uomo come lui. Ripeto quello che avevo Strano. detto all'inizio: se avesse scritto Romanzo di Georgios Papazis, La Valle delle Rose, sarebbe stato il più bel romanzo di fantascienza del Novecento. E magari ci avrebbe fatto pure un sacco di soldi, secondo me. E oggi magari avremo su Netflix La Valle delle Rose come serial televisivo in 7-8 stagioni. Esatto. Ma non l'ha fatto, non l'ha fatto. Lui l'ha pubblicato scrivendo: questi sono i diari di Paul Amadeus Dinac. L'ho incontrato qua, ho parlato con lui, mi ha raccontato questo. Questo è quello che so di lui e questo è quello che vi pubblico. Poi fatene un po' quello che volete. Tra l'altro, i diari furono oggetto di grande interesse da parte della massoneria, di cui Papazis faceva parte, come rettore di un'università. Diciamo, era quasi scontato, no, che fosse in certi ambienti. Però questa massoneria di cui lui faceva parte non voleva che lui pubblicasse i diari, perché i diari che lui aveva fatto circolare, ovviamente prima in certi ambienti, con amici che l'avevano aiutato anche a tradurre alcune parti, lui aveva fatto circolare questa roba e questi erano rimasti molto interessati dai diari, tant'è che gli avevano detto: guarda, non li pubblicare, non lascia perdere, li teniamo per noi e poi perché li devi pubblicare? Lui invece, proprio perché voleva fare un atto d'amore e di riconoscenza nei confronti di questo suo amico insegnante, contro tutti, a proprie spese, ha pubblicato questi diari che, ripeto, con tutte le vicende editoriali che ho raccontato all'inizio, sono arrivati fino a noi e quindi sono in mano nostra, diciamo, sono qui per essere letti, per essere giudicati. Io sto, diciamo,
ho assunto un po', diciamo, un impegno personale, ma non verso qualcuno, verso me stesso. Siccome è una storia che mi ha dato tanto, leggendola mi ha affascinato, no? Ripeto, non, io sono un po' come Dina, nel senso, rispetto al futuro mi interessa poco l'aspetto tecnologico, ma alla fine forse sono aspetti secondari, forse perché ho visto tanta fantascienza e quindi ho detto, vabbè, non è che mi interessa molto. Però l'aspetto filosofico, l'aspetto culturale, le riflessioni che fa lui rispetto a questo mondo, a questa umanità che non gli piaceva tanto, cioè devo dire sincero, per alcuni aspetti gli piaceva, per altri no. Per esempio, non gli piaceva l'idea di un controllo demografico così stringente. A un certo punto, nel XIV secolo, non è che è vietato fare figli, però diciamo che gli uomini sono invitati a mantenere un controllo demografico per evitare che quello che era successo nel XX secolo, cioè la sovrappopolazione e tutti i disastri che ne sono derivati, fossero evitati. I matrimoni erano consentiti, però allo stesso tempo c'era una forma d'amore molto più aperta e libera, meno vincolata, sempre per il discorso del summit, no? Tutta questa filosofia che rendeva i rapporti più fluidi, più aperti, più trasparenti, meno vincolati da una norma e più vincolati da un sentimento profondo. Anche la società era organizzata in modo diverso. Per esempio, lui viaggia in alcune città in questi 360 giorni, visita l'Italia. L'Italia, per esempio, è molto diversa da come la conosciamo noi oggi. Dopo la guerra del 2309, dopo tutti i 20 secoli, l'Italia è molto diversa. La cosa assurda è che quando lui visita l'Italia nel XIV secolo, passando da una città all'altra, grazie a queste macchine volanti che lo spostavano rapidamente, alcune città non esistono più, tipo Roma. Roma non c'è più. Roma è inglobata in una specie di macro regione chiamata Markfor. Poi tutti questi nomi pseudo scandinavi, perché gli erano stati dati da quelli che sono venuti dal nord. Markfor è questa macro regione enorme che dovrebbe corrispondere più del Lazio, insomma, Lazio, una parte dell'Umbria, una cosa molto grossa. E quindi Roma, diciamo, è solo. Non corrisponde più a quello. E la maggior parte dei monumenti sono stati distrutti. Però dice una cosa a un certo punto: esiste ancora una statua di Giordano Bruno a Roma, che probabilmente non è Bello. quella che conosciamo noi a Campo dei Fiori. Però esiste una statua dedicata a Giordano Bruno perché? Perché questa gente del XIV secolo, pure da un lato era molto intimorita dal nostro secolo, però riconosceva che in ogni secolo ci sono state figure come Giordano Bruno, ma filosofi, mistici, che hanno in qualche modo contribuito a disegnare nel corso del tempo il futuro che loro stavano vivendo. Quindi erano anche grati al passato. Da un lato lo temevano, quindi da un lato c'era la paura del passato che poteva tornare, però dall'altro riconoscevano che è proprio grazie a quel passato che loro erano riusciti a diventare così. Poi, bene o male che uno li voglia giudicare, per loro era un passaggio positivo il futuro che loro avevano costruito. L'avevano costruito grazie a loro. Infatti, a Rosernes Dal, nella Valle delle Rose, che poi dà il titolo ai diari, no? La Valle delle Rose, in questa Valle delle Rose era pieno di statue. Lui la visita, c'erano statue di filosofi, ma anche di giardinieri, di uomini semplici che avevano però fatto qualcosa che aveva contribuito a far crescere ed evolvere la cultura spirituale. E questo è molto bello, cioè, pur essendo una società comunque costruita su una gerarchia, che però non era più una gerarchia politica, ma era diventata col tempo una gerarchia spirituale, per cui a capo della società c'erano le persone più illuminate da un punto di vista spirituale. Quindi il merito del comando era dato dalla propria saggezza, in termini molto banali, ma insomma, in un certo senso così. Quindi governava il più saggio e quindi c'era non il più potente o chi veniva eletto per cariche politiche. Era una società un po' organizzata, si lavorava fino a una certa età, obbligatoriamente, si faceva una specie di servizio civile fino a, mi sembra, 23-24 anni, dopodiché avevi dato il tuo contributo alla società, siccome erano pochi, non avevano bisogno, c'era una sovrabbondanza di
di risorse, quindi non c'è bisogno di lavorare tutti i giorni, tutta la vita, perché tutti potevano avere tutto, visto che erano comunque pochi rispetto alle risorse disponibili. E quindi era una società organizzata con le scuole, con il lavoro, ognuno poteva esprimere la propria, diciamo, dimensione personale, chi faceva l'artista, chi faceva il fioraio, il vasaio, chi inventava le cose, insomma, chi faceva il musicista. Quindi non è una società, come dire, dittatoriale dove tu dovevi fare quello che lo Stato ti imponeva, ognuno faceva quello che voleva. Dovevi fare diciamo, un servizio obbligatorio, poi fatto quello, ognuno poteva fare quello che voleva. Potevi pure smettere di lavorare se non volevi lavorare più e dedicarti, non lo so, alla contemplazione e quant'altro. E quindi è una società che a noi sembra quasi perfetta, ma che in realtà ai suoi occhi non era perfetta. Agli occhi di un uomo dell'Ottocento mancava qualcosa, ma una società a volte anche fredda per alcuni aspetti, perché forse no, non ne capiva alcune dinamiche. Però insomma è questa la società che lui vede, è questa la società che lui descrive e che cerca in qualche modo di capire, cerca di interpretare, anche se tante cose non le capisce, come il discorso dell'educazione dei bambini. Però è affascinante vedere una società del XL secolo con gli occhi di un uomo del 1800, no? Che poi è un po', sembra quasi il processo contrario a quello che fece Mark Twain nel romanzo famoso Uno Yankee alla corte di Re Artù, no? In cui invece è il contrario, c'è cioè uno del futuro che va indietro nel passato e vede il passato. Lui invece va appunto, gli capita esattamente il contrario, però è questa la società che lui descrive. Di riferimenti ne dà tanti, ripeto, alla fine del libro dell'edizione Papazis fa anche un glossario di tutti i nomi, dei luoghi, degli artisti, dei musicisti, dei filosofi che lui descrive all'interno dei diari. Quindi fa anche un lavoro molto complicato di raccolta, di indicizzazione dei vari nomi e dei vari luoghi. Questa è in sintesi la storia di Paul Amadeus Dinac. Uno può crederci, può non, cioè non è un fatto di crederci, secondo me. Il modo giusto di approcciare questa storia non è quello di dire ci credo. Il modo giusto di approcciare questa storia, secondo me, è quello di leggerla e di trarne quello che è più importante per se stessi, no? E quindi io, per esempio, che cosa ne ho tratto? Ne ho tratto. Ho ritrovato in questa storia cose che avevo già letto da altri, per esempio il discorso di Plotino, no? Giordano Bruno. Ritrovare in questa storia dei concetti che in qualche modo o avevo già intuito di mio o avevo già letto in altri, riviverli in questa storia è molto bello e dà speranza per il futuro, anche se poi a quel futuro, ammesso che sia il nostro, potrebbe essere anche una linea parallela di cioè, le ipotesi sono tante. E potrebbe non avverarsi mai quel futuro. Anche se devo dire la descrizione del XXI secolo, che è quello che conosciamo di più, è brutalmente, purtroppo, brutalmente vicina Siamo alla realtà. Purtroppo, avrei preferito che avesse descritto. Sì, avrei preferito che avesse già descritto chiusi, un infatti. XXI secolo completamente diverso. Così dicevamo, vabbè, non ci ha preso per niente, finisce la storia. Il fatto che abbia descritto un XXI secolo così vicino alla realtà, è un po' spaventa. Però allo stesso tempo ci dà l'occasione di avere uno sguardo più lungo sulla storia e capire che i cambiamenti non avvengono dal giorno alla notte, ma avvengono su lunga scala e che certo, il vero cambiamento della società, questa forse è la lezione più importante di Dinac, una società cambia quando cambia la visione dell'esistenza individuale, cioè quando il singolo comincia a intuire una realtà più profonda, spirituale, in quel momento automaticamente comincia a innescarsi un processo di cambiamento che si estende come un'onda a tutta la società e che poi arriva a cambiarla nel profondo. Finché quel meccanismo non scatta, veramente, allora la società continua poi di fatto a fare gli stessi errori, a ripetere le stesse dinamiche,
che noi conosciamo, poi magari in una salsa più tecnologica, però fondamentalmente le stesse dinamiche. Questa è forse la cosa più importante che Dinac intuisce ed è quella che poi anche lui sottolinea più volte, no? In questo... E che poi di cui parlava pure con Pavazzi, tant'è che Pavazzi poi, non, questo è meno noto, ma oltre a questi diari ha pubblicato su diverse riviste accademiche, in greco ovviamente, tanti saggi relativi alla filosofia della storia. E in queste filosofie della storia non parla di Dinac ovviamente, direttamente delle esperienze di Dinac, ma se le leggi, ci leggi tra le righe esattamente la storia di Dinac, cioè lui rimase molto influenzato da questa cosa che gli raccontò Dinac, che in qualche modo cercò di riportarla anche nei suoi scritti accademici, nelle sue riflessioni sulla filosofia della storia, del diritto. E quindi l'eco di questi diari, in qualche modo, viene, si sente ancora negli scritti di anche quelli accademici più istituzionali. Di Papazis, tanto era forte l'influsso di questa storia anche sul suo immaginario. È una storia bella. Peccato, ecco, ripeto, il fatto che se qualcuno non la conosce, il primo consiglio che do è di trovare questo su Amazon, che è la versione ridotta, ma comunque esaustiva per capire la storia. Ci ritroverà quello che ho detto, molto di più ovviamente di quello che ho detto. Ed è in inglese, so che l'hanno tradotta pure in spagnolo, in greco, forse anche in tedesco, per cui se qualcuno non conosce l'inglese ma conosce il tedesco o il francese o lo spagnolo, forse riesce a leggerla. E non so di traduzioni in italiano, non mi sembra che nessun editore se ne stia interessando, però diciamo che tradurre queste in italiano secondo me ha poco senso, motivo per cui quello su cui mi stavo impegnando io adesso è a tradurre questa in italiano, cioè la versione integrale. Perché andare a tradurre la versione parziale, rimaneggiata, rimpastata da Sirikos, secondo me c'ha poco senso, cioè lo vedo un po' come un tempo un po'. Poi dell'inglese, bene o male, lo capiscono tutti, quindi anche se lo metti su un traduttore le book un po' ti aiuti e capisci. Forse ha più senso spendere tempo nel tradurre la versione, diciamo, originale, Integrale. che chiaramente richiede un tempo biblico, perché se. Sì, Papazzi si sono messo 14 anni, io spero di non metterci, di non metterci lo stesso tempo, di non morirci sopra, però allo stesso tempo è un testo molto difficile. Io poi non è che io non sono madrelingua greco, quindi io ho studiato greco antico, ma il greco antico è altra cosa rispetto al greco moderno. Riesco a capire quello che c'è scritto, a orientarmi, però è pur vero che è un testo complicato dal fatto che è un diario. Io l'ho fatto leggere anche a dei madrelingua greci. Per farmi dare una mano anche a capire determinati passi, eppure loro mi hanno confermato che non è neanche per un madrelingua greco è facile da tradurre, perché è una prosa poetica, a volte anche stancante. Cioè, Certo. quel giorno in cui Anna, io e te siamo stati sulla collina, il sole batteva sulle nostre fronti e noi ci guardavamo negli occhi. Tutta questa roba che è tipica di un uomo dell'Ottocento, no? Questa prosa pesante, no? Ai nostri occhi, così stomachevole, però lui era così, nel senso, e quindi, però il problema è che questo modo di scrivere, rendetevi conto che non è facile, perché non è un romanzo, non è scritto per essere letto, è un flusso di coscienza, cioè è la sua vita, è lui che scrive e butta giù i suoi pensieri. Quindi ci sono ridondanze, ci sono momenti in cui racconta una cosa, poi si ferma, ne comincia a raccontare un'altra, poi riprende quello che stava dicendo prima. Quindi non è facile né per dimensione, né per lunghezza, né per stile tradurre una cosa del genere, perché poi devi cercare anche di rendere, nella traduzione, devi anche rendere un po' il suo stile, quindi c'è anche un problema non solo far capire quello Farlo che dice, capire. ma anche rendere un po' il suo stile, e non è facile, quindi poi io non faccio il traduttore di lavoro, quindi non è il mio lavoro. Non... Però ecco, visto che nessuno lo fa, cerco di fare quello che posso, ecco, cercherò di fare quello che Vedi che alla posso, fine lo consigliando. scopo della vita, alla fine ti arriva magari ritraducendo un libro che non hai mai tradotto, però magari potrebbe essere magari. Sì, diciamo che io sarei già abbastanza contento se riuscissi ad arrivare alla fine di questa avventura consegnando alle persone un testo che sia leggibile e sia comprensibile.
Poi magari arriverà qualcuno dopo di me che sarà molto più bravo di me sicuramente e farà una traduzione splendida. Però tra il non avere niente e avere una traduzione che sia comunque corretta, per carità, giusta, e leggibile, ti faccio capire quello che c'è scritto, forse è un impegno che secondo me vale la pena assumersi. Beh, io ti ho portato qui questa sera perché sapevo che ti eri preso a cuore di questa storia, difatti ce l'hai raccontata in una maniera bellissima, e ci hai raccontato veramente, cioè, 800 pagine di libri in No, un'ora, forse me quindi... ne avrò raccontate neanche 50, probabilmente un miliardo di cose esatto. non le ho raccontate perché neanche io me le so ricordate, però è impossibile Beh, poi raccontare. ognuno poi nel momento che... Guarda, per me l'importante di questa storia qua è, come ho detto un po' all'inizio, no? Che questa storia qua racconti un po' e apra un po' anche le menti delle persone, ti Sì. faccia un po' pensare, perché poi con il No, ma periodo che stiamo vivendo, in effetti... infatti è proprio quello l'obiettivo, cioè spero di aver trasmesso, se non tutte le informazioni, chiaramente Assolutamente. impossibile, quantomeno la curiosità, le informazioni per inquadrare la storia in tutti i suoi elementi, ma soprattutto la curiosità poi di prendere il libro, cercare di leggerlo, cercare magari di approfondire con un video su YouTube, qualcosa. Credo che Allora, sia a me affascinante, insomma. io questa esperienza di Dinac un po' mi si era un po' attaccata al film No Solar, non so se Come l'hai no? visto. Come no? E infatti volevo fare una riflessione con te su questa cosa qua, no? Quella di No Solar è che lui arriva in questo paradiso che poi alla fine è un paradiso tecnologico, una città del Sì, futuro anche lì, no? lui se lo immagina così, diciamo in qualche modo. Lo legge così. Esatto. Può sembrare anche che magari può essere in quel momento partito in questa dimensione parallela che magari anche questo No Solar ha vissuto poi tra le altre cose. C'è un'altra dimensione parallela fatta in questa maniera qua. È Lì un'ipotesi. il tema di No Solar chiaramente è un tema legato È un'altra al di cosa. là, no, è un'altra cosa. Le ipotesi che lui fa sulla sua esperienza sono tante, cioè lui pure si chiede: ma che cosa mi è successo? No? Ho viaggiato nel tempo? Sono andato in una mia futura incarnazione? Sono andato in una dimensione parallela? Lui si fa tante domande su questa cosa. Alla fine quello che lo convince di più è la spiegazione che gli danno loro, cioè sul fatto che ha vissuto l'esperienza del summit in un certo senso, cioè due punti che si uniscono nel tempo, in realtà distanti uno spazio illusorio, che poi in realtà non è che due cose si uniscono perché sono distanti, quella roba già sta tutta dentro alla stessa realtà, no? E quindi, diciamo, quello che loro gli dicono, tu hai vissuto l'esperienza del summit, cioè il tutto che si manifesta nel molteplice, riconoscendo allo stesso tempo la sua unità e la sua molteplicità. Poi lui, diciamo, si fa un film col discorso di Anna e di Silvia, perché poi lui, appunto, l'aspetto romantico era preponderante in lui. Però sicuramente l'ipotesi della dimensione parallela, diciamo sì, cioè, nel senso che non sappiamo che cosa gli è successo. Potrebbe Magari essere, quello che è successo a lui oggi è successo già ad altre persone. certo. Come lui Sì. non l'ha raccontato a nessuno, qualcun altro potrebbe averlo vissuto e non raccontato. È un po' come il discorso anche della reincarnazione, no? In cui comunque Dinah che credeva. La reincarnazione non è che è un fenomeno in cui ci si deve credere o no. La reincarnazione è un fenomeno documentato, Lo devi sentire, documentato da certo. cioè è stato documentato da casi eclatanti, e ce ne sono stati tantissimi, che hanno dei riscontri oggettivi, che sono stati studiati da psichiatri come Stevenson e altri. Cioè,
Cioè, non è soltanto più un fenomeno, è vero che è un fenomeno sfuggente perché non è oggettivo, non è misurabile come se fosse l'elettricità, ma è comunque documentato da centinaia, migliaia di casi. Ognuno di noi, io ogni tanto parlo con le persone, quello che forse è la frase che mi ha colpito di più nel libro. È che quando a un certo punto Jäger dice a Dinak nel summit niente scompare perché non può, nel tutto, dal tutto non può uscire niente. Questa anche può essere una battuta logica, però dal tutto non può uscire nulla. E se ci pensi, è quello che diceva Marco Aurelio, che era un imperatore romano appassionato di filosofia. Nei suoi pensieri, scritti in greco, a un certo punto scrive Exo tu cosmu tuo poteronno piptei, che è una frase bellissima, forse la più bella di lui. Dice: ciò che muore non cade al di fuori dell'universo. Questo lo diceva Marco Bello. Aurelio 2000 anni fa. Ciò che muore non può cadere al di fuori dell'universo. Perché? Perché dal tutto non può uscire nulla, se è veramente tutto. E quindi e loro gli dicono la stessa cosa, cioè dal summit non può uscire nulla. E quindi l'esperienza che tu hai vissuto sta dentro a questa esperienza qua. Infatti loro non è che si scandalizzavano, cioè nel futuro quando loro vedono lui e capiscono che lui non è Norta, ma non è che si scandalizzano, gridano al miracolo, capiscono che è un fenomeno raro, un po' come lo è per noi trovare un caso dell'incarnazione così ben documentato. Però allo stesso tempo non è che ti scandalizzi, dici, vabbè, ok, succede, so che è un fenomeno reale, e è raro che succeda che uno si ricordi la vita precedente, perché? Perché la natura giustamente ha le sue regole che a volte per qualche motivo non vengono pienamente rispettate. Ricordare una vita precedente non è una cosa normale, perché come dicevano i greci, quando tu ti bagni nel fiume Lete, muori, vai nell'Ete, devi bagnarti nel fiume Lete, perché se tu non puoi vivere una nuova esperienza col fardello della vita precedente, se tu nella vita precedente sei stato un assassino, come fai a vivere i rapporti umani nella nuova, magari col senso di colpa, col ricordo di quello che hai fatto? Non ti sarebbe utile, no? Per fare nuove esperienze, sarebbe solo un fardello. Il ricordo in sé, no? Intendo, non quello che ne hai tratto ti rimane, Avere anche tenuto. inconsciamente, ma il ricordo Certo. dell'evento in sé potrebbe essere un problema. Quindi il fatto di ricordare vite precedenti è come se fosse un errore, un'anomalia, che nella natura gli errori esistono, anche nella natura biologica, gli errori, che poi si chiamano errori pure lì, magari non è un errore, è giusto pure che sia così, però Beh, è succedono stato un delle errore anomalie. anche Big Bang, per dire, Sì, no, diciamo che dipende da che punto di vista lo vedi, però un'anomalia poi. rispetto alla norma, alla prassi, ci sta. E chissà che anche quella di Dina, che non sia stata un'anomalia, cioè una cosa che non doveva succedere normalmente, ma che per qualche motivo è successa. E in qualche modo è successo che lui l'ha scritta, l'ha raccontata. Se non avesse incontrato Papazzi, se lui fosse morto in Svizzera, noi questa storia non l'avremmo mai saputa. Non staremmo No, ma tra qui altre oggi noi a parlare cose. di questa cosa, se non avesse incontrato Papazzi, se Papazzi non avesse avuto il coraggio perché lui poteva dargli a Papazzi, li lasciava lì e finivano chissà dove questi diari e noi l'avremmo Chiaro. persi. Quindi una serie di fattori hanno portato questa storia alla luce, noi stasera qui a parlarne. Quindi è giusto, è sbagliato, doveva andare così o no? Non lo sappiamo, non lo sapremo mai. E l'altra domanda vera è: adesso che noi sappiamo che nel 3906 ci sono dei diari che parlano di questa storia, in che modo questa cosa cambia il futuro degli eventi che verranno? Cioè, il fatto di sapere che nel 2309 ci sarà una guerra la impedirà oppure no? Non lo Può sappiamo. essere. Non lo sappiamo. Però, esatto. Però già il fatto di avere una concezione che può accadere, già ci può far costruire, che poi tu sai che un po' come la fisica quantistica, no? Che noi come pensiamo, costruiamo poi, fondamentalmente. Certo.
possiamo anche creare una nuova linea temporale, avendo delle notizie del Assolutamente. futuro. Assolutamente, è il principio del buddismo, no? Cioè il pensiero crea. Noi Io siamo quello che pensiamo. una cosa che mi chiedo è se nel momento che in questo diario è arrivata a queste persone che lavoravano con Papaizer, scusami il nome, Papazis. Paparazzis, e secondo me hanno letto quello che c'era scritto e magari qualcosa se lo sono trattenuto per loro. Che dici? Potrebbe essere E un'altra. qui ritorni al discorso della Cioè, casa faccio un'altra dell'effetto, no? riflessione. Lui nel diario a un certo punto dice che nel XXI secolo si instaura un nuovo ordine mondiale. Lo dice chiaramente, un nuovo ordine del mondo, no? Che sta già avvenendo poi, tra le altre Che cose, sa già, ormai di molto nuovo ordine mondiale, frettolosamente. nuovo ordine mondiale non è più una parola da complottisti, nuovo ordine mondiale è una parola che sta sulla bocca ormai di tanti soggetti di vari livelli, lo vedi comparire sulla stampa, io su Facebook ho pubblicato, ogni tanto mi diverto quando vedo questa parola, mi salta sempre subito, dico, ma lo dicono ormai proprio apertamente, no? Siamo, serve un nuovo ordine mondiale, siamo in un nuovo ordine mondiale. Quando lo dice Dinak, lo dice nel 26, 24, 23, 22 e parla di un nuovo ordine mondiale nel XXI secolo che determina tutta una serie di situazioni economiche, politiche, no, belliche e di controllo, diciamo, della popolazione, che è esattamente quello che diciamo oggi, senza aver letto i diari. Chissà, il nuovo ordine mondiale descritto da Dinak sta nascendo perché doveva nascere e lui quindi lo racconta nel 3906 e quindi noi lo sappiamo, oppure se lo sono inventato quelli che hanno letto il diario di Dinak. Ecco, vedi che un po' volevo arrivare alla E situazione. quindi Cioè, è l'uovo e massone. la gallina, no? E nasce prima l'uovo o la gallina, no? Esatto. È il paradosso del tempo su cui si giocano quasi tutti i film di fantascienza, no? Andare indietro cambia il futuro, che poi cambia il passato, che a sua volta cambia il futuro. Oppure tutto questo non è vero, oppure è come dicono loro nel XX secolo, che in realtà quest'idea della linea che si può cambiare come un binario, che tu torni indietro, cambi le cose, prendi un altro binario, oppure cambi il futuro, è una cosa che non esiste e che nell'uno tutto non c'è il tempo e che tutte le modifiche possibili coesistono con tutte le varianti possibili, con tutti i presenti possibili e tutti i futuri possibili. E che quindi non ha senso, non puoi cambiare nulla perché già tutto, ogni cambiamento è già previsto. E quindi non puoi cambiare una cosa che è già prevista. Allora, E non lo sapremo mai, però sono tutte suggestioni che chiaramente un testo del genere aiuta a fare. facciamo una cosa. Io adesso richiamo un attimo i miei combattenti ospiti e compagni di avventura e comincio subito da lui che ha vissuto la vita, quindi Alfonso, vieni avanti. Un bel viaggetto ci hai fatto fare, Ivan. Veramente merita quel libro di essere letto, anche con le sue sfumature sentimentali, umane soprattutto, ecco. Però è molto importante l'epilogo che hai descritto dell'umanità, perché questo dovrebbe essere il percorso che saremmo costretti a fare se non vogliamo veramente estinguerci del tutto. Quindi tornare a una spiritualità cosmica, universale, dove tutto è relativo,
dove tutto si ripete, si prolunga in una lunghezza d'onda infinita, dove tutto può essere, presente, passato e futuro. Mi meraviglia questo discorso che tu hai fatto dell'esperienza di Dinyak, perché nelle filosofie indiane soprattutto si parla sempre di tempo indefinito, per cui non esiste un tempo, esiste un concetto relativo al momento in cui noi siamo. Molto importante questo. Io mi auguro che questo messaggio arrivi alle coscienze di molte persone, come anche il messaggio cristico, giustamente, di grandi maestri spirituali che hanno sempre parlato di questo alla fine, no? Non ci dobbiamo meravigliare, assolutamente. La tecnologia non ci porterà alle stelle se non abbiamo realizzato una consapevolezza spirituale nel rispetto di tutto l'insieme, perché tutto l'insieme giustamente ci appartiene, noi apparteniamo a tutto l'insieme. Dio è uno per quello, non quello con la barba, in una poltrona, con un libro, altro come quello più grosso per scrivere le nostre cavolate, della nostra esistenza. È un bel messaggio che comunque sia ci ha lasciato e non fa che confermare il messaggio che abbiamo da migliaia di anni. E nel presente con le persone che iniziano a risvegliarsi, ad avere questi concetti che vanno oltre il relativo. Cioè il relativo lo sappiamo che cos'è, però nella nostra coscienza, quando noi ci risvegliamo, abbiamo la visione dell'insieme del tutto. E questo è importante. Se vogliamo salvarci, come giustamente hai detto tu, quella pratica che è stata riscoperta. L'uomo non può credere ragionando con la testa, ma essere energeticamente connesso al tutto. Passo la parola ai miei amici. Allora, richiamiamo anche lui e andiamo su un altro personaggio che è Pierluigi. Vai! Eccomi! Devo dire che il racconto l'avevo già letto una decina d'anni fa, me l'ha risvegliato Ivan. Ovviamente la cosa mi è piaciuta tantissimo perché assomiglia alla parte, non so se la sala, io ho scritto un romanzo dove in parte ricorda un viaggiatore umano che viene portato sulle Pleiadi e trasforma questa sua esistenza in quello che è il suo futuro. E lui si meraviglia di questo suo futuro perché è comunque assomiglia un po' al personaggio che è in questa storia qua. Perciò vede una civiltà completamente diversa, vede una civiltà quasi apatica, completamente assente dall'umanità che lui in quel momento sta vivendo. Una vita completamente stravolta, quasi priva di sentimenti, senza capire proprio questo passaggio, questa differenza che c'è nei 2000, nei 20.000, nei 100.000 anni di differenza, perché io trovo un ambiente completamente stonato in base alle sue memorie, in base non vede ambulanze, non sente rumori, non vede auto, vede una vita completamente diversa, cioè un pochettino gli assomiglia, no? Però reputo che comunque per me c'è proprio uno stravolgimento della sua esistenza, cioè proprio trasferito da un'altra parte, lui in questi 360 giorni vive questa esistenza, per quanto il corpo sia nel 1800, però in realtà lui si porta da un'altra parte e se la vive, se la gode tutta questa cosa che io ho reputo molto. Per me è veritiera, non so, non aggiungo altro perché se no veramente andiamo fuori. Sì, Passo la beh, parola. no. Allora, no, ti faccio parlare, No, Ivan, guarda, che poi. soltanto insomma, un commento rispetto a quello che ha detto Pierluigi, cioè nel senso che sì, senti la verità di una storia, ma questo vale sempre, no? Quando tu senti una persona che parla, che ti racconta la sua esperienza, o anche leggi un libro,
la verità di una storia la percepisci, così come quando percepisci la falsità di una storia. E se sai cosa ascoltare, se sai cosa guardare, quando guardi negli occhi una persona, quando l'ascolti nei gesti, la senti la verità di una storia. E Papazis, che all'inizio era scettico leggendo questa storia, all'inizio, perché diceva, questa cosa è impossibile, no? Come può averla? Soprattutto immaginate le prime pagine quando legge questo che si ritrova dentro questo ospedale, cioè, però poi dice, io però questa persona l'ho conosciuta, ci ho parlato, siamo stati insieme tanto tempo, lui mi raccontava, cioè, voglio dire, se mi avesse voluto ingannare, questa roba me l'avrebbe scritta, me l'avrebbe detta quando ci conoscevamo, no? Mi avrebbe cercato di vendermi il diario in qualche modo. Lui invece me l'ha donato come una parte della sua vita, forse sapeva che stava morendo e quindi ha detto l'unica persona che mi rimane sei tu, che conosco, l'unico amico che ho sei tu e tieni questa roba e farne quello che vuoi, insomma. Quindi gliel'ha regalati senza chiedergli niente, senza chiedergli di... E lui secondo me ha sentito questo dovere nei confronti di questo suo amico e ha fatto questo regalo come lui l'aveva fatto a Papazis. Papazis poi ha fatto questo regalo a noi. Certo, Quindi mi è piaciuta molto, effettivamente devo riconoscere che, non lo so, in un certo no, senso assomiglia anche, la storia ti prende. no, la storia ti prende, ma poi in un certo senso assomiglia anche a parte delle mie esperienze che mi capitano, no? Di essere anch'io a mia volta trasportato, pertanto ci credo ancora di più, ecco, tutto questo io lo trasformo all'interno del romanzo, ma lì è la storia, ecco. Sentiamo un Fortuna. po' quello che ne pensa anche Massimo Cirami, che lo ripresentiamo adesso, così presentiamo anche poi il nostro Pier Marco e così andiamo subito con le domande e vai. Ciao Massimo. Ciao, ciao, è che si era un po' bloccata la connessione. Buonasera a tutti, buonasera Cerci. Beh, Ciao, gran bella ciao Marco. storia, gran bella storia. Io ne conoscevo un'infarinatura e la mia prima domanda, cioè la mia prima riflessione che faccio, che secondo me, se partiamo dal presupposto che la storia è reale, rimane la singolarità temporale, cioè se lui ha scritto quel diario nel 3000, eccetera, eccetera, chi arriverà in quella data con un documento che hai fatto vedere te col libro potrà avere la prova che tutto è reale. Cioè, voglio dire, Esatto. lui ha fatto. Arrivarcelo. No, aspetta, lui ha fatto un ritorno al futuro. Lui ha fatto un ritorno al futuro. Ha lasciato un documento nel passato che parla del futuro. Chi arriverà nel futuro potrà avere la risposta definitiva andando a trovare il personaggio del 3000 e chiedergli: ma stai scrivendo un diario che corrisponde a queste cose qua? Allora lì tu non potrai più avere nessun dubbio nessun riscontro, vuol dire che la persona veramente ha fatto un viaggio. Poi, come sia successo, ho una mia idea. Cioè, lui probabilmente era su una determinata frequenza. Cioè, noi quando una volta c'erano le radio con le manopoline che giravi, dovevi cercare la sintonizzazione con la stazione radio. Lui, secondo me, andando in coma, è riuscito ad andare in una determinata frequenza ed è riuscito ad aprire quella porta spazio-temporale che l'ha proiettato in quel punto lì del tempo. Perché diversamente, io per quello che conosco io non me lo spiego, perché tanto questo non è il primo che fa dei viaggi nel tempo. Oggi sappiamo che la CIA ci ha provato, ci ha riprovato con dei medium, con dei sensitivi, ma lo sappiamo perché ci sono i documenti, lo sappiamo perché la scienziata che ha presidiato tutto il progetto e che è comprovato che ha lavorato per la CIA,
ne ha parlato 2 anni e mezzo fa in TV. Quindi queste cose qua non sono così fantascientifiche. È vero, lasciano a bocca aperta, perché uno dice, ma c'è un diario, questo qua può essere, può anche aversi inventato tutto, ma dov'è, come ha detto Cerci, la prova che è successo realmente? Non esiste. Non esiste perché non è tangibile. Però secondo me, se lui ha descritto, cioè una persona dell'Ottocento, del fine Ottocento, che ha descritto degli scenari del futuro, che oggi sappiamo che alcuni di quelli che ha descritto ci appartengono in modo abbastanza prepotente, ti ha già cominciato a dare un dato su cui puoi avere un riscontro. Quindi secondo me la storia è da prendere in considerazione fino a un certo livello, fino a un certo livello per quello che conosciamo oggi. Poi il 100%, lo ripeto, lo può solo comprovare chi arriva in quel punto del tempo e può andare a verificare la singolarità che è accaduta. Questo è il mio pensiero. No, no, è vero. Se ho un minuto, ho recuperato una paginetta del diario dove lui parla appunto, Dinac parla proprio di questa cosa qua. Se volete ve la leggo, sono Prego. 2 minuti di testo. Lui dice, rivolgendosi in qualche modo a un presunto lettore o a se stesso, dice, tu puoi fare tutte le supposizioni che vuoi su di me. Ma quello che vorrei davvero trovare è il mio manoscritto originale che ho scritto quando ho vissuto nel futuro. Questo è ciò che mi ha costantemente confuso. Cosa è successo a quel diario? Mi ci è voluto un bel po' di tempo, quasi un anno e molte notti insonni per finirlo. Con vera gioia e genuina passione ho messo sulla carta ogni singolo dettaglio di ciò che avevo vissuto durante ogni giorno del futuro. Il ricordo di Andreas Nordhammer, nel cui corpo io ho vissuto, e dei miei manoscritti, il diario, che mi sono lasciato alle spalle, mi brucia nel profondo del cuore. No, no, devo a tutti i costi ignorare questi pensieri inquietanti nella mia mente. La convinzione che nulla è veramente irreversibile in questo universo e che non abbiamo il diritto di misurare tutto con le capacità limitate della nostra mente umana. Ma dopo tutto, di che cosa mi preoccupo? Un giorno, tra un paio di migliaia di anni, Andreas Nordhammer scriverà queste pagine lui stesso. Il mio caso non ha nulla a che fare con l'ispirazione e la creazione. Non sono mai stato benedetto con tali doni e non puoi perdere ciò che non hai mai avuto. Il mio caso è quello di un viaggiatore che non ha mai parlato delle sue avventure e che ha finalmente deciso di rompere il suo silenzio. Non ho amici, mia madre è morta, sono completamente solo al mondo. Quindi chiunque tu sia, tu che in qualche modo, un giorno, finirai con i miei manoscritti, sii mio amico e ascoltami. Non ridere e non prendermi in giro. Sono stato messo a dura prova nella vita. Tutto ciò che hai letto l'ho visto con i miei occhi, l'ho vissuto e l'ho toccato. Questo lo scriveva nell'aprile del 1923. Probabilmente era poco prima, che desse i diari a Papa Aziz. Forse era già, diciamo, in qualche modo un testamento che lui lasciava all'amico a cui di lì a poco a cui avrebbe consegnato i diari. E per fargli capire appunto che quello che aveva tra le mani non era un'invenzione, ma era la sua vita, per quanto incredibile, per quanto incomprensibile era la sua vita. Quindi, questa è una bella pagina, insomma, che mi ha colpito quando l'ho visto la prima volta, l'ho tradotta. No, leggendo, sentendo di leggere queste frasi, mi viene in mente che Snortan, se magari sul diario trovava un appunto sulla persona che veniva dal passato, magari avrebbe custodito il diario forse in modo molto più accurato. Magari in questo futuro, lui magari riprendendo coscienza del suo corpo, dice, ma che cacchio ho scritto io qua? Non ha senso. Magari non gli avrebbe dato peso, magari invece con una nota specifica magari l'avrebbe custodito, Questa però. però l'ha scritta quando lui è tornato. Questa roba non sta Certo, nel no, diario del futuro. certo, io ho capito che lui l'ha scritto quando è tornato, ma se quando era nel futuro e scriveva quel diario che non si è potuto portare indietro nel passato, avrebbe lasciato una nota. Però giustamente nel momento in cui lo scriveva,
Non Non sapeva che poteva, non sarebbe. no, no, non aveva riflettuto che se sarebbe tornato l'effetto materiale non l'avrebbe potuto portare con sé. Tra l'altro, in tutto questo manca un ultimo pezzo. Ma il Ecco. povero, la coscienza del povero Andreas Nortam, che è stata sostituita da quella di Dinak, dov'è finita? E lui se lo chiede, a un certo punto se lo dice, ma chissà se poi quando io sono tornato di qua, lui è tornato nel suo corpo, oppure non è tornato ed è morto, oppure mentre io stavo di là, lui stava dentro il corpo in coma a Zurigo. Questa è un'altra domanda che lui lascia aperta e dice non ho idea. Perché in effetti manca questo nella storia, no? Il Infatti povero anche Nortam, questo. dove è finito? Allora, no, scusa, su questo punto qua faccio una riflessione. Se c'è stato uno scambio di entità, Di coscienza. se lui è riuscito a scrivere il diario, Norton quando è tornato indietro si doveva ritrovare in un corpo funzionale, perché Ma se... il corpo di Dinak è rimasto nel letto di Zurigo, però non si è mai mosso, non si è mai Ecco, risvegliato. come se Norton non ha potuto vedere il passato perché il corpo di era in coma, cioè era inerme. Magari lui è rimasto dentro un corpo in coma, poi si è risvegliato di punto in bianco dentro il suo corpo nel futuro Certo, funzionale. Questo è possibile, sì. può essere una possibilità, come possono essere delle possibilità che sia andata a finire diversamente. Beh, un'altra possibilità è che comunque sia, se si parla di reincarnazione, sono la stessa identica persona, nel senso reincarnati, La quindi stessa la coscienza. coscienza e lo spirito è uno. Quindi allo stesso tempo lui ha comunque fatto tutte e due le parti, perché la parte di Paul Dianach l'ha vissuta prima. Ma non se ne ricordava. No, l'altro aspetto che mi ha colpito molto è quando lui descrive gli umani del futuro che hanno una concezione del tempo completamente diversa da quella che conosciamo noi e che praticano delle arti meditative che poi portano anche a delle evoluzioni genetiche. Questo mi ha molto colpito, che poi era quello che poi lui interessava di più, vivendo un futuro. Cioè, trascendeva molto le parti tecnologiche perché o non le comprendeva oppure non le vedeva come una cosa funzionale, però invece il fatto dell'evoluzione spirituale o genetica, quello lì gli interessava molto perché secondo me è un aspetto molto, molto importante quello che lui ha messo in evidenza nei suoi diari. E secondo me, se dobbiamo aspettare così tanto per evolverci, ha voglia che passa anche sotto i ponti. Ormai noi siamo già andati, ma tu prova a pensare all'anno zero, no? Cioè, poi quante robe sono passate dall'anno Tantissime, zero? no, tantissime. È cambiato il mondo miliardi di volte. Quindi immagina tu nel 40° secolo Però, Sisco, totalmente un'altra visione. dalle letture che ho sentito da Ceci, c'è voluto un conflitto di proporzioni abbastanza ampie perché l'umanità ritornasse ad avere degli equilibri nel tempo, dopo il conflitto, nel tempo, per il quale non è più inquinata dal punto di vista spirituale e mentale, perché noi viviamo adesso un'epoca dove noi siamo inquinati dal punto di vista mentale e spirituale, perché noi siamo bombardati da informazioni veritiere o non veritiere che ci creano dei flussi mentali per i quali non siamo mai liberi di trovare un nostro equilibrio. Cioè, questa è la realtà che viviamo noi. Cioè, Ma noi abbiamo proprio un colpo.
ma noi abbiamo poco tempo, poca serenità per metterci su dei piani di equilibrio psicofisici. Questa è la realtà. La gente è molto stressata mentalmente, specialmente in questo periodo di pandemia. Cioè, non pensa altro come saltarci fuori perché l'angoscia è un serpente che hanno dato molte anime. Questa è la realtà che viviamo noi oggi. Cioè, ci vuole, non tutti hanno la stessa forza mentale e lo stesso equilibrio interiore per riuscire a stare in equilibrio in questo momento qua. Molti sballano, eh. Cioè, Allora, questa è per la. questo che era anche importante raccontare questa storia proprio anche in questo periodo qua, che tra altre cose sembra una coincidenza, ma questa storia qua poi è stata scoperta da poco, no, Ivan? È stata scoperta nel 2016? Scoperta, Cioè, diciamo sì, diciamo che è stata conosciuta che è al grande venuta fuori. pubblico quando Sirikos ha pubblicato il libro, fondamentalmente, perché andando su Amazon ha cominciato a circolare. E lui ha fatto qualche conferenza, è stata conosciuta di più perché fino a quando Sirikos non lo traduce in inglese, praticamente questa roba era appannaggio soltanto di chi conosceva il greco, perché l'edizione 2001 c'era, ma era tutta in greco, quindi, e comunque non si trova neanche su Amazon, la devi comprare nelle librerie greche. I greci non parlano inglese, quindi anche comprarli non è facile. Ho dovuto penare per comprare queste edizioni qua perché non. Ti rapporti pure lì con persone che diciamo, hanno qualche difficoltà materiale pure a vendere online, quindi non è facile, ecco. Quindi è una Beh, storia che è venuta fuori. sarai uno dei pochi ad avere i libri in versione greca, perché secondo me adesso col fatto che sta crescendo anche questa situazione qua, questa storia qua sta diventando molto famosa, no? E quindi. Diciamo che questa edizione qua, che è quella diciamo più recente, integrale, del 2001, si trova abbastanza facilmente sui siti, sulle librerie greche. Non si trova da nessun'altra parte perché lo vendono solo in Grecia. È un editore greco, non ha stampato tantissime copie. Però diciamo che si trova. Quelle precedenti del 72 e del 79, chiaro, si trova in qualche libreria dell'usato greca, dell'antiquariato. Però non è facile trovarle. Però diciamo che già questa del 2001, già solo questa, riproduce esattamente quella del 79, quindi fondamentalmente potrebbe anche bastare quella. Però a me non bastava perché, come al solito, siccome sono uno che dice: ma ok, nel 2001 questo signore ha pubblicato 700 pagine, ma chi mi dice che non se l'ha inventata nel 2001? E quindi vai a cercare quella del 79. Chi mi dice che nel Bravo. 79? Fammi cercare quella del 72. Più indietro non c'è niente, per cui alla fine sono arrivato fino al 72. Per cui diciamo almeno fino al 72 siamo sicuri che il libro c'è. Quindi non come dice Massimo Politoro del CIGAP che dice che Papazzis non ha mai pubblicato nessuna cosa. Sta dicendo una castroneria assurda Allora, perché non ha questo che cos'è. vorrei dire un Mi hai nominato una Vorrei persona dire. che io divento come i gatti. Io non sono Allora non lo più. dire. Allora, no, Vorrei dire però era. solo una cosa di quel personaggio che hai nominato, che è praticamente uno di quelle persone che vuole cercare di chiudere le menti delle persone con dei resoconti No, ma e infatti non ha le ragione, vere ricerche. Massimo. N non sporchiamo questo discorso. Tutta questa bella serata, capito? È colpa mia, l'ho tirato in mezzo Assolutamente. io, ma non volevo, è stato. No, no, ma hai Mea fatto culpa, benissimo. Vabbè, a parte era che solo per sono i amore di verità. comodati. No, mi hai rincuorato che la pensi più o meno come me. Come tutti. Beh, Assolutamente. è una di quelle persone che praticamente sputa su tutta la nostra storia, su tutto quello che noi cerchiamo di tirare fuori, poi alla fine, con fatica. Con Alla fatica. fine. Cisco, il suo È il lavoro suo lavoro. è quello di smontare qualsiasi notizia eclatante, e facendo questo, in funzione di questo, lui ha visualizzazioni, che è la cosa devastante, è quella che c'è un sacco di Vivrà di gente che lo guarda. visualizzazione. Chi se ne frega delle visualizzazioni, che se le porti con sé nella sua vita. Ma No.
c'è gente che su questi discorsi qua. Fammelo ripresentare, che io non ho fatto neanche in tempo a mettere una presentazione Ah, no, corta con Pier Marco, vai con Pier Marco. per Pier Marco. Gli devo rimettere la sua lunga, così Eh sì, eh. almeno c'è. Ciao, buonasera a tutti, buonasera Alfonso, Ivan, Massimo, Pierluigi, ciao. Ciao Pierluigi. Ci siamo tutti. Storia interessantissima e sono d'accordo con Alfonso quando parla che è un messaggio molto importante per un'evoluzione spirituale dell'umanità. Poi però, e comunque appunto secondo me si tratterebbe di un viaggio astrale temporale. Detto questo, che poi ne abbiamo fatto anche l'ultima puntata sui viaggi astrali la settimana scorsa, quindi no, è una cosa diciamo alla quale credo. Prendiamo la storia invece di come si arriverebbe a questa cosa. Io sono un po' un seguace del rasoio di Occam e quindi tra due spiegazioni quella più semplice è molto probabilmente quella giusta. Non esistono i manoscritti originali, quindi non si sa se c'ha figli, se ha avuto figli, forse non è neanche il nome giusto, insomma ci sono tante cose che mi fanno mettere in dubbio non il viaggio astrale di per sé ma proprio questa storia. E quindi io sono più dell'idea che mi viene da dire Papa Ratzinger, il nome è troppo simile, scusate, che comunque abbia voluto mandare un messaggio all'umanità di pensare che non possiamo continuare a vivere materialmente ma ci vuole un'evoluzione assolutamente, come diceva Alfonso, spirituale e di amore verso il prossimo, che se avesse scritto un romanzo probabilmente nessuno l'avrebbe preso come messaggio, facendolo passare invece come una storia vera può arrivare di più. Sono troppe cose che non tornano, ma questa è una mia opinione personale, cioè ripeto, dei viaggi astrali noi non abbiamo prove materiali, anche se, come dice Massimo, la CIA ha fatto studi, quindi abbiamo delle documentazioni. Su questa storia, sul fatto che Dirac sia stato nel futuro, nel 3906, e che abbia dato questi manoscritti, che però questi manoscritti non esistono più, insomma, e se lo vediamo invece scritto e diciamo inventato negli anni 70, tutto torna, perché Star Trek è del 66, quindi diciamo i comunicatori, i viaggi su Marte, c'erano già state la colonizzazione di Marte, c'erano state già le missioni Mariner negli anni 70. Non ci dimentichiamo che non mi ricordo il nome, ma l'inventore di Tarzan nel 1912 aveva scritto il ciclo il ciclo di Marte con John Carter, dove c'è questo soldato dell'esercito nordista americano che compie un viaggio e si trova un viaggio astrale e si trova reincarnato in un umanoide che abita su Marte. Anche le teorie del nuovo ordine mondiale, che tu hai detto Ivan, che si parla in questo diario, insomma, addirittura si trovano da fine 1800 che si comincia a parlare di società segrete che volevano controllare il mondo. Insomma, mi piace molto come storia a livello di insegnamento, questo sì, sul fatto che sia vero, non il viaggio astrale di per sé, ma questa cosa
ho un po' di dubbi. È come se io domani dico: mi hanno dato dei manoscritti, è successo questo, però i manoscritti non ci sono. Io provo, se posso provare a fare un esercizio, come dire, come l'hai fatto tu, da, ribaltando però il discorso del rasoio di Occam, perché quello che dici tu è assolutamente corretto da un punto di vista logico, razionale, per Marco, anche io, che ripeto, ho fatto studi filologici, quindi sono un po' ossessionato dal discorso della fonte, tendo a essere a volte iperrazionale, giustamente, proprio per evitare di essere poi illuso, no? Comunque cadere in problemi. Provo a ribaltare il tuo ragionamento. Vediamo se faccio un esercizio, come dire, al contrario. Dai, come facevano, i retori di una volta. Tu dici, questa storia è debole perché effettivamente mancano a dei buchi clamorosi, no? Mancano i manoscritti, non c'è nessuna notizia su di lui. Però allo stesso tempo ti dico, se io volessi fare un falso, perché dovrei complicarmi la vita creando una storia che ha dei buchi così enormi, che poi mi si ritorcono contro? Nel senso, se io fossi stato Papazzi, se avessi voluto effettivamente far passare questa storia come vera, non avrei mai detto che i manoscritti si erano persi. Magari mi sarei inventato che questo Dinak era venuto in Grecia, oppure che era greco lui stesso, e che i diari erano stati scritti direttamente in greco, e che quindi quella non era una traduzione, ma era semplicemente il testo originale che mi era stato consegnato da Dinak, o da questo greco che mi sarei inventato. Quindi perché avrei dovuto complicarmi così tanto la vita, cioè espormi a determinate contraddizioni così palesi, così evidenti, che poi avrebbero inficiato completamente, gettato dubbi sulla mia storia. Quindi effettivamente chi tende a creare un falso cerca di farlo bene, quantomeno il meglio possibile. Poi si sa che i falsi non riescono mai perfettamente, no? C'è sempre qualcosa che ti sfugge. Però insomma, queste sono cose abbastanza plateali, insomma, sarebbe veramente assurdo fare degli errori così clamorosi esponendosi a poi a contraddizioni così grandi. E l'altro elemento che mi fa pensare è: cosa ne avrebbe guadagnato un uomo come Papazis rispetto alla sua carriera, rispetto, proprio esponendosi con tutte queste contraddizioni, rispetto alla sua carriera accademica e anche politica, perché poi il problema è anche quello, che era un personaggio che, voglio dire, un vicepresidente del Consiglio di Stato che sostiene una storia così assurda e la sostiene per come vera con tutti questi buchi, effettivamente non è, è un po' controproducente, considerando che poi voler far passare un messaggio, come dici tu, secondo me, soltanto un messaggio bello, un bel messaggio, insomma, io mi sarei accontentato di creare una storia con meno, molti meno buchi che ne avrebbero oltretutto rovinato il messaggio stesso, perché se è chiaro, io voglio fare un messaggio molto bello e poi la riempio di buchi che poi hanno come risultato quello di distruggere il messaggio stesso, perché creano sfiducia nella storia stessa, insomma, sinceramente anche questo è un elemento che forse va considerato nell'ambito appunto di una riflessione logica, no, razionale. Ma guarda, sai, se non fai tanti continuo con l'esercizio mentale, se non fai tanti buchi vuol dire che è verificabile, e quindi se è verificabile c'è pure il rischio che poi non regge. E forse ho capito male, ma tu mi hai detto che Paparazzi aveva già in diverse riviste pubblicato degli articoli che parlavano dell'umanità che stava andando male. No, quello l'ha fatto dopo. Sono tutti articoli successivi alla pubblicazione del libro. Ok. Però sono articoli, diciamo, di riflessioni, come dire, sociopolitiche, perché poi lui insegnava scienze politiche, era interessata alla filosofia della storia, era un po' questo il suo campo di interesse, e quindi scriveva su temi che tangenti comunque al discorso che faceva Dina. E poi c'è l'unica cosa poi che mi fa molto strano, che purtroppo in queste cose spesso purtroppo ci sono questi buchi: la prima data utile
di cui si parla, da quello che tu hai raccontato, perché hai detto che magari hai raccontato solo 50 pagine delle 800, è il 2200 e cioè niente di verificabile, perché tutto quello che sta succedendo adesso fondamentalmente negli anni 70 già stava succedendo. La potenza americana è venuta dopo la seconda guerra mondiale, che ha vinto la guerra, è diventata la grande potenza, e negli anni 70 l'America era al top. Però è strano che non abbiano messo che comunque in realtà adesso le grandi potenze mondiali sono l'Oriente. Però anche qua faccio il contro ragionamento. Questa cosa sta diventando un esercizio retorico. Faccio il contro ragionamento. Nella descrizione del XX secolo manca completamente la prima e la seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale, scusa, la prima l'aveva vissuta. La seconda guerra mondiale. Perché non l'ha messa? Se avesse voluto creare un falso, avrebbe dovuto metterla insieme al predominio dell'America. Però allora pure Dinac, se è vero, cavolo, cioè la seconda guerra mondiale. Questo è un altro discorso. Allora, questo, diciamo, nell'ambito della storia, che poi uno ci può credere o no, c'è una spiegazione. Poi il fatto che lui dice che questa gente degli anni più lontani, man mano che si allontanava, aveva meno informazioni, un po' perché molte si erano perse, un po' perché alcune non gliele hanno fatte vedere. Lui si dà una spiegazione, quantomeno fa intuire, che capisce che non volevano fargli vedere troppe cose vicine a lui che sarebbero accadute. E quindi in questi Reichenschwage, che poi questa specie di ologrammi, di proiettori, gli avrebbero fatto mostrare cose e alcuni episodi salienti, ma non troppo vicini a lui rispetto cronologicamente, forse per non dargli troppe informazioni. Questo è quello che si intuisce. Chiaramente questo è un elemento che va a favore della tua contraddizione, no? Ripeto, ma poi non te l'hanno fatto vedere perché in realtà non c'è. Allora, io il greco non lo parlo, non lo capisco, conosco solo il pi greco perché amo la matematica e poi l'alfa e l'omega, ma sicuramente lo prenderò in inglese perché è una storia comunque affascinantissima e con un meraviglioso messaggio. Veramente con un meraviglioso messaggio, e sono d'accordo con quello che ha detto Alfonso, che la cosa più bella e che tocca di più di questo racconto è il messaggio che ci stiamo veramente distruggendo. Se andiamo così, vero o falso che sia, non ci arriviamo al 3906, insomma. No, ma io volevo parlare troppo, fai parlare anche gli altri, Cisco. No, ma volevo fare una riflessione, no? Su quello che tu hai detto, perché praticamente sono quattro diari, se non erro, no? E in questi quattro diari di 800 pagine, praticamente, tra le altre cose, metà dei diari è centrata di più sulla sua storia d'amore No, non metà. Il primo diario è quello. Il primo diario. Il primo diario, sì, è incentrato nell'esperienza prima del 21, quindi non c'entra nulla con l'esperienza del futuro. No, beh, questo è quello che dico, no? Che secondo me, se uno doveva inventarsi un qualcosa di fantascientifico in questo senso qui. Quante pagine saranno state di lui che descrive la sua storia d'amore? Il diario iniziale non tanto. No, poi lui della sua storia d'amore parla pure dopo, perché il problema è che questi diari sono forse più un romanzo d'amore, perché spesso noi Sirigos ha tirato fuori le pagine che parlano della storia del futuro, ma in realtà, se poi le vai a vedere, lui è ossessionato da questa storia d'amore. Okay. Veramente ossessionato, cioè a volte veramente sembra di vedere una telenovela brasiliana
senti questa cosa che di lui, Anna, Silvia, sì, diciamo, è molto, molto concentrato. Quello che leggi, insomma, lo spirito di un uomo dell'Ottocento pienamente rappresentato, anche con i suoi limiti, i limiti di orizzonte dal punto di vista culturale, il fatto che è interessato poi a determinati aspetti umanistici e molto meno a quelli tecnologici, tant'è che di molte cose che lui vede, che gli fanno vedere, non chiede niente, non è che sta lì a chiedere come funziona, come non funziona, capisce forse e non capisce quello che gli fanno vedere. Lui è interessato ad altri aspetti, che poi sono quelli di cui abbiamo parlato, insomma, aspetti umanistici, filosofici, di questa storia. Certo, e come dice Gianmarco, è una storia che è piena di buchi, ma dallo stesso tempo io faccio Ma sempre no, ma è una l'esempio storia del... meravigliosa, No, Ivan. no, 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 sto dicendo anche dal punto di vista delle prove, passami il termine, materiali, è una storia piena di buchi. Però io faccio sempre un esempio che è quello più eclatante. Noi della Divina Commedia di Dante Alighieri non abbiamo il manoscritto. Non esiste il manoscritto di Dante Alighieri della Divina Commedia. Seguendo il ragionamento di Piermarco, dovremmo dire che potrebbe essere tranquillamente l'invenzione di Boccaccio che si spaccia per Dante Alighieri. Sì, con la Perché è differenza così. che... Ma della, scusami, fammi finire, della stessa, la stessa cosa potremmo dirla di tutti, e dico tutti, i testi della letteratura antica, perché non esiste un religiosa. solo manoscritto, vabbè, religiosa, sì, sicuramente, siamo da lì, poi c'è un problema ancora più grosso, lì c'è il problema è che non esisteva proprio l'autore, per cui erano testi tramandati oralmente da N persone, ma limitiamoci a Cicerone, Platone, Socrate, che poi è Platone, o Aristotele, di questa gente qua non esiste un solo manoscritto. Per cui potremmo, di tutti loro potremmo mettere in discussione sia l'esistenza, sia l'opera stessa, che potrebbe essere stata inventata da un coevo o da qualcuno successivo a lui. Quindi, diciamo, se proprio non voglio con questo poi fare una deduzione al contrario, dire siccome è così, allora è la prova che, oppure non si può dire che c'è un problema sui diari di Dinah. No, sto soltanto dicendo che il tema della mancanza del manoscritto originale è un tema che sentiamo di più nel caso di Dinah perché lo sentiamo più vicino. Ma guardate che è un problema che riguarda l'80% della letteratura, anzi il 100% della letteratura antica, 100% greca e latina, in parte anche medievale. E poi con casi eclatanti come quello da Divina Commedia. Quindi bisogna comunque, ecco, inquadrarlo anche in questo senso. E quindi se si vuole fare una valutazione bisogna pure tenere conto di questo. Cioè non abbiamo una sola riga scritta da uno degli autori antichi. Cicerone, Tacito, Virgilio, Livio, Seneca, nessuno. Tutta roba che arriva, nel migliore dei casi, diverse centinaia di anni dopo che era morto, centinaia di anni dopo che erano morti, perché il primo palinsesto lo trovi del V secolo d.C. e quello è morto 5 secoli prima. Quindi attenzione che usare quel metro, usare quell'argomento come un argomento forte per dimostrare una cosa può avere un problema, nel senso se poi lo raffronti ad altre situazioni ben più grandi, ben più note, ben più famose, insomma. Tutto Ma a me qua, quello dico che più solo. ha fatto, a me quello che più ha fatto anche riflettere è il fatto che comunque tu, vabbè, tu scrivi un libro di fantascienza, quello che vuoi, no? Però arrivare a una percezione del tempo come è stata poi descritta, perché gli hanno spiegato che cos'è poi il tempo, lo spazio, una cosa che ancora oggi non c'è. E in questo libro invece dimmi Beh, però, se scusami, sbaglio, il libro è però spiegato. la Einstein, la teoria della relatività è del 1911, la meccanica quantistica è dagli anni 50-60. Un uomo degli anni 70, se vuole inventare, cioè Star Trek è del 66, Doctor Who è del Sì, ho capito, ma 1985.
Devi avere anche un'intelligenza mica da ridere, cioè devi essere una specie Ma di... infatti, Cioè, nel senso... paparazzi mi Comunque terrebbe sia, un è stata... No, no, vabbè, ovvio. Sì, no, beh, però... Cioè, non l'ha scritto con tutto il rispetto il contadino che non sa niente, si ritrova sti manoscritti e li cosa, e quindi è impossibile che si possa essere inventato. Però ripeto, adesso c'è, non mi va di parlare No, no, ma è solo giusto. Ma perché la storia scusa. di per sé è quello che dice vero. Allora, torniamo, mi ricollega a quello che diceva Alfonso. La Bibbia è finta, i Vangeli sono finti, ok, ma il messaggio di amore che mandano è fondamentale. Allora, tolto il mio volere essere sempre, lo sai, Cisco, l'avvocato del diavolo, è andata, concentriamoci però comunque sul messaggio bellissimo che viene mandato, che credo che poi alla fine questo sia la cosa più importante, che l'ha detto anche Ivan. Vero o falso che sia, se tu lo leggi e ti arriva qualcosa e impari qualcosa e senti qualcosa, va benissimo. Io ci sento tantissimo in questa storia, guarda, veramente, perché mi ha regalato delle cose, dei pensieri, proprio perché anche nel momento che ascoltavo per la prima volta questa storia qui, io mi guardavo intorno, cioè pensavo un po' a quello che stiamo vivendo e tutto, e quindi ampli la mente. Ti fa andare, ti fa viaggiare, questa per me è la cosa più importante. Non è poi tanta fantasia alla fine, dai. Siamo sulla buona No, strada per quella storia lì. Non è esatto. poi tanta fantasia, non ci vuole molto oggi a ipotizzare un futuro fatto di questi, diciamo, blocchi che la società si creerà con il suo malprocedere, no? Dove tutto è consumismo, una tecnologia che invece è al servizio dell'uomo e contro l'uomo. Non è impossibile quello che ci viene detto, non è impossibile. Con tutta la fantasia che possiamo avere, quello che succederà supererà la più accesa fantasia fantascientifica umana, perché il futuro, diciamo, ci darà delle prove. Noi potremmo esserci da reincarnati oppure da spettatori di un'altra dimensione, non lo so, ma a me non mi sembra nulla di impossibile. Nulla di possibile. Capito? Perché i semi per quel tipo di futuro raccontato da Deneke ci sono. Beh, però La vedi cosa che quel volevo concetto chiedere, anche scusa, che... Cicco, la Vai, vai. domanda che volevo fare a Ivan, che mi preme farla questa domanda, forse interessa un po' a tutti. Parla di extraterrestri. Sì, parla anche di extraterrestri. Prima non l'ho detto, ma c'è un paio di paginette nel diario, niente di più, in cui Enoch, parla della conoscenza degli extraterrestri da parte di questi uomini del XX secolo. Lui dice che loro erano a conoscenza del fatto che altri pianeti erano abitati, sapevano che questi extraterrestri, che alcuni di questi extraterrestri erano venuti sulla Terra nel corso dei secoli per aiutare l'umanità, anche se con un atteggiamento di estrema discrezione, nel senso che non erano mai intervenuti palesemente, ma erano intervenuti semplicemente in alcune situazioni per aiutare, diciamo, l'umanità in momenti di crisi, e che per la gran parte del tempo se ne erano tenuti in disparte. Quello che dice è che fin nel XX secolo ancora non c'è mai stato un Contatto. appalesamento, contatto palese tra l'umanità e questi popoli, anche perché poi l'umanità a un certo punto smette di viaggiare nel cosmo dopo il fallimento della missione su Marte, e quindi in qualche modo continuano a registrare questa presenza silenziosa, discreta, all'interno della vita dell'uomo, dell'umanità, però senza un contatto diretto. Diciamo, questo è interessante perché fa scopa con
quello che noi oggi sappiamo dell'aspetto del, insomma, di molti aspetti del contattismo, perché è vero che negli anni 60, seguendo un po' la suggestione, no, la contraddizione e l'obiezione di Pier Marco, no? Negli anni 70 il contattismo già parlava di queste cose. Prima parlavamo di Alberto Pereo, del console, e lui queste cose nel 54 già le diceva, che gli uomini esistevano extraterrestri come noi, che sono in mezzo a noi, hanno delle basi, intervengono nella nostra storia per aiutarci in alcuni casi. Nel caso della Terza Guerra Mondiale, secondo Perego, l'avevano impedita loro, e durante la Guerra Fredda avrebbero impedito più volte l'escalation nucleare. Erano interessati alla nostra spiritualità, alla nostra dimensione spirituale, non alla nostra dimensione tecnologica, ovviamente. Quindi queste cose si sapevano nel 54, almeno qualcuno, Perego, perché era a contatto con determinati gruppi di contatto come amicizia, lo sapeva. Però ecco, questo quadro di rapporti che vengono descritti tra gli umani e gli extraterrestri nel XIV secolo è perfettamente conforme a quello che oggi noi sappiamo dell'atteggiamento di alcuni di questi popoli, che hanno appunto un atteggiamento, diciamo, di non interferenza palese, ma di accompagnamento silenzioso e discreto dell'umanità, perché giustamente rispettano, come dire, forse probabilmente una nostra evoluzione, Arbitrio. un nostro libero arbitrio, una nostra evoluzione, e quindi ci aiutano, o meglio, aiutano noi e il pianeta Terra, perché poi c'è anche un altro tema, che qui la Terra è un pianeta vivente, per cui aiutano noi e il pianeta laddove c'è un momento di difficoltà che mette in pericolo noi o il pianeta, ma poi ci lasciano andare per la nostra strada, come è giusto che sia, perché non c'è evoluzione senza errori, non c'è evoluzione senza sbagli, e quindi far avanzare una civiltà a calci, diciamo così, in qualche modo a spinta, non è saggio. E loro lo sanno probabilmente, e applicano questa regola tanto sulla Terra quanto su altri pianeti. Quindi sì, ne parla, non ne parla in un modo molto esteso, ne parla. E Papazis dice che lui parlava spesso di extraterrestri nelle loro passeggiate, nelle loro chiacchierate, parlava spesso degli altri mondi abitati, insomma, era un tema che affrontavano spesso nelle loro chiacchierate. Però non è incisivo, diciamo, nella crescita No, dell'uomo. non è incisivo, no, anzi, Magari assolutamente ispira a no. livello di ispirazione, ma non a livello proprio diretto, come viene No, spesso annunciato. quello che fa la differenza nell'evoluzione umana, quello che dicevo prima, è quel momento in cui l'uomo riesce a interiorizzare a un livello profondo delle intuizioni metafisiche. Quelle che erano intuizioni intellettuali metafisiche, Plotino e tutta compagnia cantante, tutta la filosofia e la mistica. Quando queste intuizioni intellettuali metafisiche vengono interiorizzate a livello profondo, quasi a livello di DNA, diciamo così, scatta un cambiamento, che è quello che poi porta la società verso una direzione diversa. Però anche quello poi non fa sì che ci sia un appalesamento degli extraterrestri, che rimangono comunque, diciamo, distanti. La filosofia di Star Trek praticamente, no? Sì, anche se Star Trek poi a un certo punto che succedeva? Che quando trovavano una civiltà che aveva sviluppato la curvatura, quindi una conoscenza tecnologica, allora era il momento per poter intervenire in un contatto. Qua invece questa cosa non c'è, e non c'è neanche quando sviluppano una consapevolezza spirituale diversa. Allora Anche qui c'era. Pier Marco. No, stavo pensando, anche qui per Marco uno potrebbe fare un ragionamento al contrario e dire: beh, ma perché non si è inventato qualche bella storia sugli extraterrestri? Chissà, boh. No, Se vabbè, ma fosse. tutto, poi, tutto può essere, perché non si è Può proprio andato ad essere, inventarsela. Forse non aveva visto Star Trek, Papazis. Ma sai, guarda, noi siamo un bel gruppo proprio per questo, no? Che ognuno di noi ha una grande fetta di popolazione, no?
come Pier Marco fa un po' l'avvocato del diavolo ed è Ma coi Pier piedi Marco per fa terra. bene. Ma guarda che Esatto, Pier Marco ha dato voce, ha dato semplicemente voce a pensieri che penso che ognuno di noi ha fatto, eh. Cioè non è che lui è un alieno assolutamente. che ha pensato, ha detto le stesse cose che ho pensato, almeno io, parlo per me, io ho pensato spesso. Poi io mi sono dato delle risposte che possono essere pure sbagliate, per carità. Diciamo che io, avendo vissuto pure un'altra parte della mia esperienza di ricerca che riguarda gli extraterrestri, quindi ho anche quell'aspetto lì, no? Di esperienza, ho conosciuto tante persone, come pure penso Alfonso, nel mondo ufologico, ho avuto la fortuna di conoscere anche tante persone che hanno vissuto delle esperienze anche ben più incredibili di quelle di Dinac, tutto sommato. Però allo stesso tempo, ecco, quando ti confronti con queste esperienze così tanto estreme, per tanto tempo, non lo so, forse... Certi muri del dubbio che comunque Non devono ne hai più. rimanere, no, rimangono. Il dubbio io ce l'ho sempre. Quando ascolto qualcuno che mi racconta una storia, io la prima cosa che ho è il dubbio. Perché secondo me il dubbio è l'unica cosa che ti difende dall'essere manipolato poi dagli altri, no? Perché poi spesso c'è la manipolazione, no? L'uomo manipola sempre. Guarda. Quando noi, il dubbio è lo strumento con cui tu eviti la manipolazione, perché è la prima difesa. Però deve essere visto come uno strumento, per come la vedo io il dubbio. Il dubbio è uno strumento di conoscenza. Se il dubbio diventa il fine della conoscenza e quindi scambi lo strumento per il fine, allora ti incarti perché Ah no, ma cominci a assolutamente. riciclare. E quindi c'è sempre un momento in cui, secondo me, occorre lanciare un po' il cuore, no? Oltre l'ostacolo e dire: ok, ammessi i dubbi, ammessa la paura, ho ammesso altri paletti. Questo poi è una scelta individuale, bisogna fare un po' il salto, che può essere un salto della fede, della fiducia, perché poi questa non è fede. Ci dobbiamo fidare di Papa Azis? Se la domanda che mi fa Pier Marco è questa, sì, io ti dico di sì, è un fatto di fiducia, ti devi fidare di Papa Azis, non avere fede, eh. La fiducia è un'altra cosa, la fede è una cosa che riservi, è una cosa forse troppo grossa per un essere umano. Ma la fiducia è una cosa che tu puoi dare a un essere umano, che non vuol dire credere ciecamente, fidarsi è un'altra cosa, fidarsi vuol dire dare fiducia, non credere, credere è un'altra cosa, secondo me, Sì, non so se mi sto spiegando. ma Ivan, noi perché ci siamo conosciuti questa sera, però insomma gli altri lo sanno che io faccio l'avvocato del diavolo, ma credo in queste cose, eh? Cioè assolutamente, però pongo sempre il dubbio per È salire giusto, un altro gradino, è questo insomma, giusto. non Una sono reticolare. il No, perché troll della situazione o l'innominabile. Non sono l'innominabile della no, situazione. Non lo nomino, se no ecco, manco quello, ecco, quello è il caso in cui tu scambi il dubbio da strumento a fine. mi. Esatto. Beh, il Volevo dubbio alla fine ti chiedere una fa cosa a diventare Ceci. anche ricercatore, comunque, alla fine. Il dubbio? No, dico che il dubbio è quello che dopo ti fa anche diventare ricercatore sulle Il cose. dubbio è la benzina. Il dubbio è la benzina. Il Esatto. problema è che tu non devi scambiare la benzina per la destinazione, quello è il discorso. Certo, Beh, no, certo. la benzina è quella che ti manda avanti, che ti fa girare il motore, però poi ti devi pure chiedere: ok, ma dove sto andando con questa macchina? Perché se comincio a girare in tondo, è inutile pure tenere il motore acceso a questo Che la metta ci vuole. Chiaro. Vai, Volevo Cirac. fare una domanda. No, perché analizzando quello che ha detto Ceci sulle due pagine dove parla degli extraterrestri, lui ha detto che in questo futuro sono coscienti che ci sono altri mondi abitati, ma che questi extraterrestri che ci visitano oppure ci tengono monitorati, non si sono ancora palesati. Però, se questo personaggio che del 1900 ha scritto queste due pagine, vuol dire che nel futuro c'è una consapevolezza da parte degli umani che ci sono degli extraterrestri, cioè, che
cosa che ah, oggi no, assolutamente a livello globale viene ancora scartata, soprattutto dal mondo scientifico. No, 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 per cioè, loro, oggi per siamo, loro è un fatto acquisito. No, volevo capire questo, cioè lui parla che nel futuro l'umanità ne è consapevole di questa realtà qua. Assolutamente sì. Guarda, adesso sto cercando se riesco a trovare. Noi oggi nel 2021 siamo in una condizione dove ancora il mondo scientifico ci sta dormendo sopra, fa finta di dormirci sopra, e l'umanità non è consapevole di questa cosa qua, perché noi oggi di fatto come umanità non siamo consapevoli. Cioè, quindi le cose nel futuro cambieranno drasticamente, e per cambiare drasticamente, e la mia domanda è questa, cioè a un certo punto qualcosa succederà, perché sennò non se ne rendono conto. Chiaro. Cioè, io mi rapporto con i tempi, no, io mi rapporto con i tempi correnti. Io mi rapporto con i tempi correnti, perché io seguo molto anche le ultime vicende statunitensi, e proprio l'altro giorno ho letto un articolo dove negli Stati Uniti si stanno facendo pressioni a un certo livello verso le comunità scientifiche, dicendo che forse è arrivato il momento di studiare questo fenomeno, il fenomeno UAP, in modo molto serio. In America stanno spingendo questo discorso qua verso le comunità scientifiche, mentre cioè noi qua in Italia siamo ancora a fare le trasmissioncine, e poi ci arriva lo scienziato di turno che ci dice che alla velocità della luce non si può ancora andare da nessuna parte. Allora, vi leggo, se volete vi leggo proprio il passo in cui lui parla di questa cosa degli extraterrestri. E dice: ma la cosa più incredibile che mi è stata raccontata è che queste persone non temono nemmeno i loro vicini extraterrestri. Lui stava parlando prima del discorso di nemici, di guerra, eccetera. Mi hanno detto che sanno tutto dei pianeti vicini e che i pochi che hanno vita su, e che i pochi e dei pochi che hanno vita su di loro sono abitati da esseri intelligenti e spirituali che mancano dell'istinto di dominio e del concetto di conquista ed espansione. Hanno una visione e un rispetto della vita molto più elevati e sono completamente innocui per gli umani. Avrebbero potuto avere contatti con noi migliaia di anni fa, se avessero voluto. Avevano già la tecnologia necessaria per farlo, ma non lo fecero, perché queste creature non volevano alcun contatto o relazione con noi, nemmeno pacifici. Hanno preferito guardarci e studiarci dall'alto, soddisfacendo così la loro sete di ricerca. Era nella loro natura, quella era la loro mentalità. Le uniche volte in cui tentarono di contattarci furono quando sentirono che l'uomo era in pericolo di estinzione a causa della sua immaturità e della sua incapacità di gestire l'enorme potere della natura che aveva sbloccato. Penso faccia riferimento al nucleare, eppure questo è interessante. Allora, mi dissero, questi extraterrestri si sono avvicinati a noi, ci hanno insegnato e sono scomparsi di nuovo. Qui riferimento sicuramente al tema del nucleare, che poi è il tema centrale su cui si snoda tutta la storia del contattismo o comunque delle relazioni extraterrestri tra gli anni 60, 50, 60 e fino agli anni 90-2000, cioè perché lo diceva Perego nel 54, che questi erano intervenuti più volte per risolvere i problemi, alcune situazioni di crisi diplomatiche tra Russia e Stati Uniti durante la guerra fredda, lo diceva il colonnello Philip Corso, che parlava degli UFO che disattivavano le testate nucleari a bordo dei bombardieri russi e americani, lo dicevano poi tutti i testimoni militari che si sono succeduti negli anni, il capitano Robert Salas quando a Malmstrom vedono quel disco fermarsi sulla base durante i test dei missili Minuteman, che disattiva 20 testate nucleari nello stesso momento a distanza in un raggio di diversi chilometri, e poi tanti altri militari che negli anni, non conoscendo Perego, non conoscendo nulla di queste storie, hanno testimoniato che effettivamente gli extraterrestri hanno avuto un ruolo durante la guerra fredda, hanno avuto un ruolo durante il gioco di potere tra Russia e Stati Uniti e nell'equilibrio appunto delle forze, che ha impedito poi un'escalation nucleare che avrebbe portato poi alla terza guerra mondiale.
Pericolo dice chiaramente, Pericolo dice proprio chiaramente, cioè se non abbiamo fatto la terza guerra mondiale non è stata perché siamo stati bravi noi o i russi o gli americani, è perché non ce l'hanno consentito. Perché la terza guerra mondiale avrebbe portato una distruzione oltre che a noi, di cui forse è il problema minore, perché siamo responsabili di noi stessi, il problema sarebbe stato la Terra, perché la Terra è un essere vivente, una distruzione nucleare avrebbe comportato una disarmonia su un pianeta, per colpa di una specie, quindi in quel caso, loro sarebbero intervenuti per evitare nei limiti del possibile, cioè del libero arbitrio, un'escalation. Ceci, questo che hai detto te è tutto vero, però secondo me non è il passo che hai letto tu del futuro, perché noi attualmente siamo pieni imballati di bombe nucleari in qualsiasi meridiano della Terra, quindi l'obiettivo non l'hanno ancora raggiunto, se così vogliamo chiamarlo, gli extraterrestri. Cioè noi non ci siamo liberati delle atomiche, cioè noi abbiamo le testate atomiche puntate in ogni dove. Quindi quel passo lì, secondo me, gli extraterrestri ancora lo devono fare. Cioè, loro ci hanno già avvertito varie volte, noi non abbiamo ascoltato. Noi parlo come potenti della Terra, cioè loro non hanno ascoltato, loro hanno perfezionato, rimpicciolendole le testate nucleari, i megatoni sono molto più potenti, 100 volte più potenti di quelle di Hiroshima e Nagasaki, però sono tascabili, se le vogliamo chiamare così. E siamo pieni noi siamo pieni in qualsiasi parte del mondo, quindi un'escalation per arrivare a un nucleare è sempre dietro l'angolo. Quindi loro, secondo me, quel passo che tu hai letto, dove noi abbiamo capito e loro ci hanno insegnato, che cioè ancora non è avvenuto. Perché noi siamo sempre dietro a costruire sempre armi, sempre più performanti per scannarci fra noi. Cioè noi siamo fenomeni in Ma questo. lui, quando lui dice noi ci hanno insegnato, lui parla degli umani che non siamo noi, però sono loro, sono quelli dopo di noi, quindi probabilmente si riferisce a Io sì, quello. ma infatti io ti sto dicendo, secondo me quel passo che tu hai letto deve ancora accadere. Sì, no, Cioè io noi siamo quando ancora parla in una fase però di armamento. Folle. del discorso dell'enorme potere della natura che abbiamo scatenato, quello è un chiaro riferimento al discorso nucleare. E fa scopa, ripeto, con un discorso che nell'ufologia è trito e ritrito, cioè il discorso dell'intervento degli extraterrestri nella gestione, diciamo, delle escalation nucleari Ma durante sì, la guerra fredda. loro io dico, io li chiamo loro. Loro fino adesso a chi di dovere gli hanno fatto capire che in qualsiasi momento ci smontano tutti i giocattoli Esatto. come dei Lego, gliel'hanno fatto capire. Però, secondo me, il vero messaggio che gli è arrivato più di 50 anni fa non l'hanno neanche ancora ascoltato. Sono capatosta. Ma forse è giusto così, nel senso che è giusto pure che cioè, se è questo che voglio dire, noi è questo che siamo, non è Sì, che possiamo. la nostra natura ci Poi non porta a Ivan, questo. non Massimo, non Sisko, non Pierma, però noi come natura, quello che siamo. Cioè, il Sì, mondo non no, sarebbe così se non fossimo così noi. ma no, in realtà, secondo me, è anche sbagliato, noi siamo così. No, noi abbiamo scelto di essere così, perché noi Beh, siamo certo, è fatti dentro un chiaro. sistema di È controllo chiaro. di potere a livello piramidale, e chi sta là Sì, sopra però. deve controllare sta roba qua, come lo fa con gli eserciti. Però quello che ci insegna pure questa storia di Dinac è che alla fine la somma è chiaramente, il totale è la somma delle parti, no? In qualche modo, non può esistere una somma senza le parti, non esiste un'entità somma che è indipendente dalle parti. Per cui il negativo che c'è su questo pianeta, la disarmonia che c'è su questo pianeta è probabilmente la somma di tante piccole disarmonie che creano un'enorme disarmonia totale. È un po' come in un coro, no? Quando si canta, non,
il coro è intonato in un'orchestra, faccio l'esempio, mi riferisco a Pierre Mac. In un'orchestra quando suona bene, quando suonano tutti bene, se in un'orchestra perfetta, nei Wiener Philharmoniker, c'è uno che stecca, si sente e rovina la composizione a tutti, lo mandano via, giustamente, lo fucilano. Però si sente, basta uno che stona, lo senti, l'orecchio buono lo sente. E quindi l'armonia, la vera armonia, l'armonia vera è la somma delle armonie. Sì, ma vedrai adesso l'ultima battuta, vedrai che se incontri, se avrai la fortuna di incontrare un extraterrestre e gli chiedi, ce l'avete i soldi? Dici cosa sono? Beh, Noi ci abbiamo ma guarda, guarda che Massimo, non c'è bisogno di incontrare gli extraterrestri. Se scusa, noi vai ci in... abbiamo quello che stona in Massimo, modo ma se tu prepotente. vai, Massimo, ma se tu vai a trovare una delle tribù indigene incontattate del Centro Allora, America, pure loro non assolutamente, sanno che sono assolutamente. i soldi, eh? C'è Sì. uno dei Non c'è film. bisogno di incontrare gli extraterrestri. C'è uno dei film della serie di Capisco qual è Star stata Trek. la mia provocazione. Sì, ma è chiaro. Ma d'altronde, se loro sono arrivati a quel punto, a quel livello tecnologico, senza autodistruggersi, è evidente che hanno imparato a mettere in equilibrio la componente tecnologica con quella spirituale. Perché se tu aumenti solo una e l'altra rimane ferma, è la fine certa. Perché è come un Sì. bambino a cui tu dai un fucile e poi un Kalashnikov e poi gli dai un mitra e un carro armato, ma non gli insegni come cosa farne. Che si ammazzi o ammazzi qualcun altro è certo al 100%. Quindi le Allora io due cose devono andare sempre insieme. Se non impari a fare quello, la senza civiltà è spiritualità. finita. Io Esatto. adoro Star Trek, oltre che Senza per la spiritualità fantascienza, vuole. per il messaggio che manda. E c'è in una dei film, quelli al cinema, in Primo Contatto, dove per un discorso di viaggi nel tempo il comandante Picard dell'Enterprise si trova a bordo una donna del XXI secolo che guarda questa astronave e gli fa: porca miseria, ma vi sarà costata un sacco di Sì, soldi? E certo. Picard gli risponde: no, vedi, l'economia del XXIV è diversa, i soldi non esistono e ognuno lavora per migliorare se stesso e la società in cui vive. Ma hanno vinto. Che poi non era Quindi neanche vero nell'insieme, però diciamo era quello che cioè, era la meta a cui tendevano, però poi non era vero neanche quello perché i crediti ce l'avevano, compravano le cose perché con altre culture dovevi scambiare, quindi in qualche modo anche l'umanità non è che poi era così evoluta come spesso Picard faceva credere, tant'è che poi ci stavano anche all'interno della Federazione e della Flotta Stellare elementi che certo. tramavano contro, quindi diciamo che il disegno che lui fa in quelle poche parole, ecco, hai fatto l'esempio proprio perfetto. Se Picard fosse stato l'uomo del XX secolo e quella signora fosse stata Dinak, l'idea che avrebbe avuto lei da quelle poche parole dette da quell'uomo sarebbe stata quella di una società perfetta. Quando poi però lei avesse conosciuto veramente il XX secolo tutti i giorni, avrebbe capito che sì, sicuramente rispetto al XXI c'era stato un salto epocale. Ma che non era quella idealizzazione che lui in quella frase aveva, diciamo, sintetizzato, no? E quindi l'esempio è perfettamente calzante. Cioè, lui probabilmente ha visto un pezzetto di questo futuro, si è fatto un'idea abbastanza idealizzata di quella cosa e in qualche modo ce l'ha raccontata. Noi non dobbiamo fare lo stesso errore, cioè quello di, come dire, prendere, come dire, per oro colato le parole di Dinak, non perché se le sia inventate o non so fosse, o abbia esagerato, ma perché per lui potrebbe aver visto meno di quello che in realtà era la realtà del futuro. Quindi, Assolutamente. e comunque devo dire che se tu leggi i diari, lui rimane incredibilmente critico, spesso, molto spesso nei confronti di questo futuro, cioè il suo atteggiamento è molto contrastato. Da un lato li ammira, dall'altro veramente li reputa dei bambini ingenui che sopravviverebbero 5 minuti nel mondo reale. Quindi lui ha questo sentimento molto contrastante rispetto a questo futuro che si trova di fronte. Ma perché sicuramente hanno superato con l'evoluzione
materiale del 1800, cioè è più o meno un personaggio che racconto io, che giustamente si ritrova con dei metodi dove non ci sono più guerre, dove non ci sono più contrasti, dove non c'è più la povertà. È vero che si trova con un personaggio, dice, ma da me se fossero tornati indietro si sarebbero scarnati dopo 2 minuti, che avrebbero fatto a pezzettini, no? Sarebbe stato veramente un ingenuo, dove io racconto che non ci sono furti, ma hai paura di niente, non ci sono sirene, altro ambiente. È chiaro che sicuramente sono due stadi completamente diversi, dove la nostra evoluzione prima o poi arriverà anche a quel livello. Ma sì, ma è un po' come se tu prendessi un uomo dell'antica Roma, lo portassi qua e gli dicessi, e lui ti direbbe: ah, ma non esiste più la schiavitù. Noi gli Sì. diremmo: no, la No. schiavitù è stata abolita. Ed è vero, ma non è neanche vero, perché È vero, ci sì. È sono nuove forme di schiavitù, ci sono vero. nuove, e poi comunque non in tutto il pianeta è abolita la schiavitù, ci sono paesi dove ancora l'uomo è trattato Poi va. veramente Vedi, per esempio, tu prendi un come un animale. romano dell'antica Roma e lo sbatti adesso nel nostro secolo. Quanto pensi che ci metterebbe a abituarsi? Non ci mette molto. Allora, Cioè, lo conosci, se tu cioè, non è ascoltassi. così. Anni, non siamo cambiati molto in 2000 No. anni. Beh, ma se Anni. leggi. La protezione Se dell'era e c'è, non è cambiato niente. tu Si leggi. uccideva e si uccide ancora. Ci stiamo sempre scannando e vogliamo ammazzarci. Siamo invidiosi, gelosi, ingordi. Cioè, non è cambiato niente. È cambiato solo il costume, l'abito. Per il resto, però, siamo rimasti uguali. Se tu mi prendi un romano e me lo sbatti oggi qua, ti posso garantire che ci mette 10 minuti a abituarsi alla nostra civiltà. 10 minuti. Non ci mette di più. Probabilmente sì. Se Anzi, leggi forse meno. Tacito, se C'erano leggi meglio prima. Tacito e vedi quanto era, diciamo, la corruzione nell'antica Roma, ti rendi conto che Infatti. erano Allora, maestri. trovo a casa Cioè, sua. diciamo che a un certo livello i Sì, problemi erano gli stessi, soltanto più quello che ti sto piccoli, in scala dicendo. più Cioè, piccola, ma. in 2000 anni l'evoluzione umana non c'è stata, e forse anche molto più di 2000 anni. Cioè, noi non siamo cambiati, è cambiato il modo, i costumi. Anzi, in certe cose siamo anche peggiorati invece che migliorati. C'era molta più libertà sessuale prima e non c'è adesso, per esempio, no? C'è tutta questa scaletta, no? Però per certe cose siamo rimasti tali e quali. Ti ripeto, mi piace più la parte del futuro, che noi piano piano però ci dobbiamo arrivare a livello spirituale, accettarla, perché in realtà noi stiamo sempre portando avanti una parte materiale, no? Che è spirituale, invece quella che vuol rappresentare il personaggio giustamente è una parte spirituale, cioè a noi ci manca proprio la crescita spirituale, Che che è poi in quella che realtà, grazie. è il futuro, la parte spirituale che lui vede nel futuro, ma non è nulla che appartiene necessariamente al futuro. Perché poi il messaggio che lui trova nel futuro È è lo lo stesso stesso, messaggio che tu ti sì. trovi 2000 anni fa. Certo, sì. Che poi Ogni tanto lo prendiamo. Riprendiamo, è vero, è in un'altra scala. Tu, vabbè, chiaramente hai delle esperienze, ho capito che hai delle esperienze, ma anche parli con le persone che hanno avuto altre esperienze di contatto, contattismo. Ti rendi conto, almeno questo è quello che ho capito io in tanti anni, che alla fine quando parli con questi extraterrestri, questi, uno, non ti parlano di loro, non ti parlano della loro nave, della loro tecnologia, della loro scienza, di quello che mangiano la mattina. Questa gente ti parla di te, di quello che sei, come umanità, come essere umano. E il messaggio extraterrestre è lo stesso messaggio che è nascosto nei messaggi dei mistici, nei messaggi dei grandi filosofi. Cioè, a quel punto ti viene da dire: ma a che serve allora incontrare un extraterrestre se quando lo incontro mi dice le stesse cose che mi diceva Giordano Bruno o Plotino? No? Anche precedente, Perché questo è il certo. problema. Cioè, allora non mi serve l'extraterrestre. Infatti, è proprio così. Non ti serve l'extraterrestre. Per capire determinate verità fondamentali, non ti serve l'extraterrestre. Ti serve semplicemente arrivare a quelle verità fondamentali, universali, che conosceva tanto Plotino quanto l'extraterrestre di Alfa Centauri. Il problema è proprio che la domanda è al contrario. Perché c'è bisogno dell'extraterrestre per ripeterti cose che ti hanno già detto 400.000 volte persone morte prima di te, tutti esseri umani? Perché non l'hai ancora capito se te lo devi ripetere per l'ennesima volta
uno che si fa 400 anni luce per venire qui a dirti le cose che ti diceva Plotino. Quello è il problema. Nel messaggio del Celeste non c'è nulla di originale, non c'è nulla di originale, ma non perché siano banali gli extraterrestri, ma perché le cose importanti sono quelle, valgono qui come valgono dall'altra parte della galassia. Perfetto. Non le abbiamo ancora realizzate, per quello che ci ripetono le stesse cose. Esatto. Ma quando non le realizzeremo, poi ci diranno qualcosa di più. Penso. Ecco perché non serve andare dall'altra parte della galassia per trovare il messaggio salvifico. Il messaggio salvifico ce l'hai già. Devi soltanto rendertene conto, interiorizzarlo al punto in cui diventa parte di te. Ecco quello che fanno nel futuro di Dina, che è quello. Non scoprono l'acqua calda, semplicemente cominciano a usare l'acqua calda e quindi interiorizzano quella cosa, che quei concetti che da sempre l'umanità in qualche modo per vie traverse a alcuni uomini hanno portato avanti. Potrebbe diventare guarda che questa storia di Dina che potrebbe diventare nel futuro la religione del futuro, poi alla fine, no? Allo stesso tempo se perché come religione no, perché è un'esperienza spirituale che è proprio l'opposto della religione in un certo senso, tant'è che nel futuro di Dina le religioni c'erano ma erano praticamente state svuotate di qualunque contenuto dogmatico, per cui c'erano tante religioni ma alla fine dicevano tutti la stessa cosa, perché avevano snaturato rimosso da ogni religione tutte quelle componenti di dogmatiche che tendevano a separarle, per cui avevano tratto da ogni religione quel messaggio fondamentale che alla fine convergeva tutto sullo stesso meccanismo, per cui ognuno si coltivava la sua religione, ma che tanto dicevano tutte la stessa cosa poi nel succo, e quindi alla fine l'importante era il succo che poi veniva declinato nelle molteplici forme, ma alla fine era sempre quello. Il problema è che noi al momento il succo delle religioni, che pure quelle che abbiamo adesso, il messaggio è sempre quello, perché qualunque religione prende. Ma loro mantengono no, il messaggio. Aspetta un attimo, cambiato. Perché prima ho detto spiritualità e religione sono due cose. Qual è la differenza fondamentale? Per me la differenza è una rispetto anche a quello di Cialdini, che quello che fa la religione, la prima cosa che qualunque religione fa è separare l'individuo, no, dalla divinità. Lo fanno tutte, perché se tu separi l'individuo dalla divinità, che necessariamente viene posta al di sopra e al di là dell'individuo o del creato in generale o del mondo, in mezzo crei uno spazio. In quello spazio in mezzo... Mi sono spiegato male, Ivan. Intendevo il messaggio originale di ogni religione. Ma non c'ha un messaggio originale la religione, perché messaggio... Gesù Cristo... Quello che ha detto non è certo quello che dice la Chiesa Cattolica, però il messaggio di Gesù Cristo è come il messaggio di Buddha. Ma il messaggio di Gesù Cristo non è un messaggio religioso, è un messaggio spirituale. Sì, certo. Ok, stiamo andando a parlare sui temi. Ok, chiarissimo. Quello che intendi. Assolutamente. Dai, spiritualità e religione sono totalmente cose che non contano niente. Sì, ho detto religione per inquadrare il cristianesimo, l'ebraismo, l'islam. Però vedi, quella cosa lì secondo me è sbagliato incastrarla con la spiritualità, perché la spiritualità è tutto un'altra cosa. Cioè, la spiritualità non prevede alterità, cioè questo è il concetto. La spiritualità non prevede alterità, ok? Non esiste alterità nella spiritualità. L'assenza dell'alterità, che vuol dire che non esiste un me e un non me, non c'è alterità. Perché? Perché c'è solo unità, e nell'unità c'è il molteplice, che è parte dell'unità. La religione invece è la celebrazione dell'alterità. L'alterità è io e Dio, il mondo e Dio.
in questa alterità che necessariamente crea una separazione, perché altrimenti non c'è alterità, l'alterità è due, ma nell'uno, come giustamente diceva Plotino, che stupido non era, nell'uno non ci può essere alterità, perché nell'uno non può esserci il due. Se tutto è uno, non c'è il due. Dio non è, perché è tutto, ma se è tutto non è niente in particolare, o è tutte le cose ma allo stesso tempo non lo è. Questa è la spiritualità, è arrivare all'idea che l'alterità non esiste, non c'è alterità. Se tu pensi le cose in un modo duale come alterità, tu stai creando quello che poi esotericamente è l'inferno, è il male. Il male che cos'è? È l'alterità, è il percepire le cose come separate, perché se le percepisci come separate crei una divisione, quindi cadi nell'illusione che le cose siano separate. Siccome le cose non sono separate, e questo ce lo dice ormai pure la fisica, perché tu scendi, il vuoto non c'è e quindi è tutto attaccato, per cui se tutto è attaccato, qualunque visione dell'esistenza diversa da questa allontana dalla comprensione della verità e dell'esistenza, e quindi ti allontana dalla verità. Se vai lontano dalla verità vai lontano dal bene, se vai lontano dal bene vai verso il male, e quindi esotericamente vai verso il peccato, verso il male, eccetera eccetera. Questo è alla fine è semplice, sintetizzandolo è semplice. Poi è chiaro che qualcosa è difficile. Il difficile non è capirlo, il difficile è farlo. Non è difficile capire che tutto è uno e tutti siamo uno. Il problema è uscire fuori di casa e vedere nel vicino di casa se stesso. Quello è difficile. Perché a pensarlo, esatto. Non dico che siamo bravi tutti, perché molti non riescono manco a pensarlo, questa cosa della fine dell'alterità, hanno bisogno dell'alterità. Ma diciamo che ci arriviamo quasi tutti, dopo un po' di sforzo, a pensare che l'alterità non c'è. Ma poi a metterla in pratica, quello è il problema. Ed è quello che dice Dinak, che noi siamo stati bravi a pensarlo, ma questi riuscivano a farlo. Era quella la differenza tra chi riesce a pensare la spiritualità e chi riesce a viverla in termini reali, come se fosse respirare, no? In un certo senso. Quella era la vera differenza. La religione è la celebrazione dell'alterità, è l'illusione della materialità, della differenza, della distanza, del tempo, dello spazio. Quello è anche pensare il tempo in termini di prima e dopo è religione, no? Perché ti porta a allontanarti da una visione unitaria dell'esistenza e della realtà. Costanza, abbiamo ancora un paio di migliaia di anni, dai, per arrivare. Sì, no, ma guarda che qua già abbiamo sforato in puntata, ragazzi. Perché comunque Ivan, tu ci stai dicendo delle cose a parte bellissime e stai ampliando dei concetti che io amo da morire e cerco di far uscire ogni giovedì sera in questo programma. Volevo farti un'unica domanda che ti voleva fare un'ora fa, credo, Simona Palmieri. Che mi dice, perdonami Ivan, mi rispieghi il concetto che non si può modificare il tempo, grazie. Perché non puoi modificare quello che non esiste. Cioè, è molto semplice. Cioè, nella visione di Dinak, che poi è la visione loro, ma è la visione pure di Plotino, ripeto, io faccio sempre riferimento a Plotino perché è il mio filosofo preferito, no? Come ho letto l'Enneadi, per me è il libro che porterei sulla famosa isola deserta, perché secondo me dice tutto, no? È stato capace di un pensiero metafisico quasi puro, assoluto, no? E come fai a modificare il tempo? Il tempo non c'è, cioè il tempo c'è in funzione dello spazio, no? La matematica, la scienza ci dice che il tempo lo misuri in base allo spazio. Senza lo spazio come fai a misurare il tempo? Non puoi. Lo spazio esiste? Come fai a esistere? Secondo me no, perché se tu postuli l'esistenza di un infinito, se lo spazio è infinito, come fa a essere spazio?
Cioè, se non c'è un fi se non c'è una fine al tutto, il tutto può esserci qualcosa oltre al tutto? No, perché il tutto per definizione è tutto ciò che è. Come fai se ci fosse qualcosa oltre il tutto, quel tutto non sarebbe tutto, ci sarebbe qualcos'altro. Quindi se tu postuli l'esistenza del tutto che comprende le dimensioni, tutti i tempi possibili, tutte le galassie possibili, degli universi paralleli possibili e immaginabili, quello è il tutto. Se al di fuori del tutto non può esserci niente e quel tutto è infinito, tu all'interno di quel tutto, come fai a misurare lo spazio tra un punto e un altro? Come fai se non c'è un punto di riferimento per misurarlo? E se non c'è lo spazio, quindi non puoi misurare lo spazio, come fai a misurare il tempo? Cioè, anche semplicemente applicando le nozioni di fisica e di fisica base, no? Newtoniana, come fai a misurare il tempo se non è come il paradosso, no? Che era il paradosso di Achille e la tartaruga, no? Cioè, se tu dividi lo spazio in infiniti punti, in infiniti segmenti, non puoi in teoria non puoi percorrerlo. Se tu ti muovessi su una linea infinita, camminassi una linea infinita, un binario infinito, come fai a muoverti? Chi ti dice che non sei fermo? Cioè, se non c'hai un altro punto di riferimento assoluto, che puoi dire mi sto muovendo da quel punto assoluto di 300 n, come fai a dire che ti stai muovendo? Tu c'hai punti di riferimento relativi, ma sono relativi. Posso dire che mi sto muovendo rispetto a questa telecamera di 30 centimetri, ma rispetto a un punto assoluto, che è l'unico che conterebbe veramente, no? Come faccio se non c'è? E quindi come faccio a dire quanto tempo ci metto a spostarmi di 30 centimetri? Cioè, ci È sarà da questo, fare un'altra puntata su cioè. questo. No, però non, adesso non ti sto seguendo più perché si entra in discorsi che sono filosofici, perché il tempo viene misurato anche in base all'entropia. Quindi l'aumento di entropia ci fa capire il senso e il verso del tempo. Poi Einstein insegna che il tempo è relativo in base alla velocità, però è misurabile. Una volta La che tu hai velocità, preso ma un. la velocità la misuri in base a cosa? Allo spazio. Comunque nell'equazione della velocità c'è lo spazio. Perché la velocità è il tempo e lo spazio. Nell'equazione c'è velocità, tempo e spazio. Ma se lo spazio è infinito, quell'equazione che risultato ti dà? La puoi girare come vuoi, eh? Puoi mettere su il tempo sopra, sotto, davanti, indietro. Ma se lo spazio è infinito, l'equazione non ti tornerà mai. Ti torna soltanto se tu quello spazio gli dai un valore, che sia zero o che sia un miliardo. Ma se quello è infinito, l'equazione non ti tornerà mai. Ma lo spazio infinito, però attenzione, perché anche le nuove teorie sull'universo, ma non serve andare a parlare l'universo, la superficie della Terra è finita, ma tu puoi camminare per tutta la vita e non arrivare mai alla fine. Però puoi misurare che ti sposti da New York a Roma di 10.000 km, no, butto lì. Esatto, e quindi è Ma misurabile lo spazio. è misurabile uno spazio relativo in cui tu decidi che in questo punto è 0 e in questo punto è 10.000. Lo Vabbè, decidi ma tu. Ho è ovvio. capito, ma se lo decidi tu non è assoluto. L'hai deciso tu che qui è 0 e qui è 10.000, ok? Aspetta, ma che vuol dire misurare lo spazio in che senso? Tu prendi due punti, Misurare la tu prendi due distanza tra punti. due punti, Forse scusami. Lovario ci sta un po' disorientando adesso, dai. Va bene, ragazzi. Allora, facciamo una cosa. Io ovviamente saluto il grandissimo Ivan Ceci. Ceci, rimani ancora con noi dopo la sera, che facciamo la nostra ultima chiacchierata, Va bene. volendo. Che finiamo tra di noi. Intanto io vi saluto, ragazzi. Abbiamo fatto 3 ore e 28, è record, questa sera è record, eh? Però è stato tutto molto interessante.
Vedo che nessuno mangia biscotti, dorme, eh? Quindi è stato eccezionale. Ah, Ti perché qua svegli che stavolta, succede? eh? Può succedere di tutto e di più. Su quella cosa Ivan, mezzanotte non io sbagli. penso che dopo questa puntata chi ha ascoltato verrà anche, ti potrà cercare in Facebook o in YouTube, chiaramente, vedere le tue conferenze dove parli di Paul Dienak e poi ci sono tanti vari video tuoi, no? Giusto? Sì, beh, su E YouTube c'è qualche le conferenze che sono state postate, sicuramente le trovate. C'è quelle study DINAC che ho fatto a Torvaianica qualche anno fa, abbastanza estesa, insomma. Quindi, se qualcuno vuole approfondire delle cose che gli sono sfuggite, le può rivedere là. ok. Allora ragazzi, io vi saluto, vi auguro un buon giovedì, ormai è Lo l'una, faccio pure io questo. e salutiamo Ciao. tutti alla Star Trek. Ecco. Esatto, esattamente così. Io non ce la faccio, no, non Ce la riesco. fai, è facile, va anche di qua. Va. No, io non Dico sono stop. vulcaniano. Ciao! Ciao. Mi prego, mi prego, mi prego.